Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci. Eccoci in questa nuova live agostana. Pubblica che è ripartita da sola, meglio, non si è mai fermata. Adesso la riduciamo un po'. Va tutti bene, tutti in vacanza finalmente, ormai è Ferragosto. Io spero che a forza di dirlo prima o poi le vacanze arrivino, perché. Ciao Valerio, buonasera. Ciao Sandro, buonasera a te, buonasera a tutti. Ma magari siete già in ferie. Senza cuffie, sì, c'ho un microfono aperto con un altoparlante aperto, così. Un mitico Fubeat. Sai che Fubeat miticissimo che ho rincontrato. Dunque, cos'era ieri sera forse? Non mi ricordo se era ieri sera o mercoledì che era ieri sera. Deve essere per forza stato ieri sera. Sono passato. Stavo finendo un po' di. Esatto, Ferragosto alle porte, anche se dando un'occhiata alle previsioni ho visto un po' di nubi, quindi spero. Brucca di fondo è altina. Infatti è il difetto di non avere la cuffia. Non riuscire a valutare comunque poco male adesso la regola. E quindi è giusto, senza cuffie non me ne rendo conto, per cui se per caso qualcosa è alto, basso o anche nella voce così, ditemi qualcosa. Era la live musicale o quella con il terremoto? Era su video game ending. Video ending video, allora l'acronimo è VED, quindi non mi ricordo. Video endings, video game endings. Ok, oh. Mi sembra il nome completo, mi sembra che mi sfugga qualcosa. Anche se sono arrivato un po' tardi, ma prima stavo lavorando, quindi mi stavo occupando di pagine web e di alcune correzioni a un sitarello che ogni tanto bisogna anche lavorare, si lavora fino a tardi, ma oggi avevo un po' di impegni e quindi video. Ah, ecco, la D sta per database, non per ending videogame ending database VED. Esatto, che è un canale che vi consiglio di cercare di seguire, che fa i finali dei videogiochi. Io più che altro li vedo a volte su YouTube, perché sono curioso. Non so se riesco a fare uno. Non è facile da scrivere, quindi potrei. Adesso ci provo, che. Vabbè, che poi. Vediamo se l'ho beccato. No, si parla di. Mi sa di no, perché mi dà l'indirizzo, devo beccarlo proprio giusto, giusto, giusto. Devo beccare il nome giusto, quindi dopo lo vado a cercare. Mentre questo è più facile perché lo leggo qui. I Fubeat, faccio lo shoutout come bisognerebbe sempre fare. Si parla di retro gaming, quindi se volete vedere gente che gioca con i giochi che sicuramente avete rimosso, ma poi tornano subito alla memoria, almeno per me è stato così. Appunto, ieri sera che ho visto, c'era un canale dove giocavano all'ispettore Scott e mi è tornato in mente subito il Commodore 64 di mio cugino, con questo gioco dove c'era da scoprire l'assassino. C'era questo, mi ricordo la scritta centrale che scorreva e l'avevo proprio rimosso, e vedendo la schermata ho avuto un momento di oddio, ma questo io lo conosco. E a volte si giocava sul 64 a quello, a Impossible Mission, che è quello che va su e giù con l'ascensore, entra nelle stanze con il robot e ispeziona, come dire, gli arredi, i quadri, la ricerca di. Che ha un finale assolutamente bruttissimo. Che non voglio spoilerare, ma se andate a cercarvelo in giro,
64 erano bei tempi, a quei tempi io non avevo nessun computer, e tranne il Commodore 16 che è arrivato dopo, e quindi dai miei che mi hanno detto non sapevamo, potevamo permetterci 64, abbiamo preso i 16, poi 16 più altri 16, prima o poi si arriverà a 64. Quindi aveva un suo costo, e quindi non è che si navigava nell'oro, come si suol dire. Quindi, e quello è stato il dramma, quando scopri che oltre a fare qualche gioco puoi fargli fare delle cose tue. C'è il manuale in inglese. Quando si dice, aveva una specie di spirografo, faceva la spirale quando tu scrivi queste cose che per te non hanno senso, copiandole proprio alla meglio possibile, vedi qualcosa che compare e dici: aspetta un momento, come posso intervenire? Come posso cambiarlo? E dopo la fantasia ovviamente inizia a viaggiare, poi ti trovi a fare gestionali o cose. Pensi a faccio videogiochi, eccetera, poi alla fine ti ritrovi a fare dei software molto più noiosi. No, vabbè, quello è un'altra storia. Come dire, questo è un po' di quello che ho raccontato in quelle interviste che ho condiviso sui social, che ho fatto un po' girare per la trasmissione radio, che raccoglie un po' esperienze in giro di lavoro. Quindi, che siate in ferie o no, no, stasera magari la faremo una live un po' più cortina. Poi io dico sempre così, poi va sempre a finire che in realtà dura un sacco, ma perché poi ci intrippiamo. Però essendo che sento già un pochino il sonno che mi attanaglia, per evitare di fare una live dove a un certo punto potrei bloccarmi così a bocca aperta, e non sarebbe la prima volta, perché a volte penso di averlo fatto almeno in un corso dal vivo, in un corso da remoto, una cosa del genere. Quindi quando proprio non ce la fai più, no, c'è un po' provato dalla giornata, sono stato un po' in giro, poi entri e esci da un ufficio freddo caldo, macchina freddo caldo, poi un disastro. Quindi questa stagione mi piace, ma la patisco troppo, e quindi bisognerebbe proprio, nei momenti in cui sono i primi caldi, andare al mare e tornare a metà settembre, quando non c'è più quel caldo, e passarla interamente sulla spiaggia. Basta, 3 mesi di una stagione interamente al mare. No, il programma di questa sera in realtà è un programma un po' particolare, perché proseguiamo con il nostro viaggetto in Python, che dovrebbe essere tra l'altro il decimo episodio che facciamo, quindi ormai è diventata una stagione. Quindi non farò dei cliffhanger, come si suol dire, né non sarà una stagione come quella di tipo, non so, le classiche serie dove quando finisce una stagione fanno morire personaggi principali. Freddo caldo mi torna in mente colpo grosso. Oddio, cos'era una canzone? Io mi ricordo Cin Cin, però questo freddo caldo non mi dice nulla. È anche vero che ero io il giovincello, quando c'era questa trasmissione che a quel tempo era la cosa più trasgressiva che si potesse trovare in TV, e quindi possiamo ben immaginare. E mi ricordo che quando ero con mio cugino, che è un anno in più di me, che era appuntamento fisso con Punga, è scritto appuntamento fisso con Piton, quello potrebbe essere Harry Potter, quindi ma con Y è un H. A meno che non hai fatto apposta, ma adesso direi che hai fatto apposta per darti un tono. Quindi comunque Harry Potter sì, ha un appuntamento fisso con Piton, quindi programma in Piton. Vabbè, questo è brutto. Ah, e quindi avevo mio cugino appena un po' più grandicello, che era un po' più smaliziato, e quindi c'è stata una sera dove ero a cena da loro, e quindi lui, che aveva qualche, io ero tipo 10-11 anni, quindi sì, e non ero un bambino, però come dire, non avevo ancora la malizia. Lui invece un po' più grande, che cambiava canale, quindi si passava dal varietà a colpo grosso. A un certo punto entra mia zia: cosa state guardando? A pensarci oggi, ehi, chissà che scandalo era. E tra l'altro non era neanche
brutto come gioco, facevi un po' fatica a guardare il gioco, però ovvio che era una battuta. Sì, dai che ti ho salvato in corner. La prossima live comunque la faccio dalla spiaggia, ve lo dico. No, la prossima no, però in mente diciamo intanto di fare un po' di pausa dopo questa, giusto per come dire, ricaricare un po' le batterie e anche pensare un po', come dire, a cosa portare poi nelle live future. Quindi c'è anche un po' il discorso appunto di dire mi metto lì e faccio un po' di progetti, penso un po' a qualche cosa di interessante. Poi dopo finalmente, se riuscirò ad arrivare alla fine di questo mese, un po' di ferie, che quest'anno arrivano un po' tardi, ma prima o poi arriveranno, perché prima di settembre la fine di agosto deve arrivare, quindi non si scappa, per cui farò un po' di vacanze, e quindi magari se troverò qualche collega sviluppatore in giro potremmo fare una live IRL, come si dice, in real life, come dire, perché su Twitch è lo standard, è lo streaming e la vita reale è quello il particolare, quindi un po' come... Anche questo è un aneddoto di una volta avevo un amico che ha incrociato altri due amici lontani che erano giocatori di, mi sembra, World of Warcraft o qualcosa del genere. C'era questa scena, tra l'altro Pungaro conosce, e immagino che possa indovinare di chi si tratta, giocatori, giochi di ruolo, incontrando queste due persone che non vedevo da una vita, fa che bello vederti in real life, ho detto ma voi avete un nome... Per la vita reale, cioè non avete un nome per quando giocate è la normalità, quando uscite dal gioco e vi vedete dal vivo e quello diventa il momento particolare, quindi c'è un termine tecnico per quello e quindi mi ha fatto abbastanza ridere la cosa e quindi così, ma c'ho ancora questa scena in mente di che bello vederti in real life, ho detto cavolo. Prima o poi ci si incontra, c'è anche un corpo dietro alle persone di solito, anche se sono online. E quindi, dunque, stasera facevamo Python, quindi un altro po' di Python. Poi magari cambieremo anche un po' argomenti, adesso vedremo un po' se riusciamo a miscelarlo con qualcosa legato a Delphi, di cui tra l'altro mi aspetto che ad agosto o fine agosto esca anche una nuova release, per cui ci sarà senz'altro da fare quantomeno una liveettina per esplorarlo, vedere un po' anche le nuove funzionalità e provarle in diretta. E quindi non c'è niente di certo perché non ho visto comunicazioni, ma vedo che è uscito qualche post del supporto a, come dire, all'emulatore iOS, quindi qualcosina si inizia già a parlare. Per cui di solito tutto ovviamente con in fondo in calce le funzionalità non si devono considerare, come dire, garantite finché non vengono rilasciate. Sì, certo, va bene, cioè, non lo sappiamo, cioè sono veramente ultra cautelativi e per cui quando iniziano un po' i blog post si inizia un po' a parlarne, la versione diciamo è di solito alle porte, comunque considerando i tempi di solito di rilascio semestrali, direi che fine agosto, inizio settembre, ma secondo me siamo addirittura anche prima della fine di agosto, magari il 24, così ci sarà una nuova release di Delphi, vedremo cosa c'è. Io non ho partecipato a nessuna beta, quindi non so nulla, a parte che se anche avessi partecipato non se ne può mai parlare, quindi non. In compenso, sempre facendo il bollettino delle news, ci siano due fonti del mic aperte perché c'è una specie di eco a tratti metallico ed è vero perché teoricamente è un microfono da conferenza, da videoconferenza e quindi potrebbe essere, adesso che ci penso, potrebbe essere vero e potrebbero essere proprio due fonti del microfono aperte perché ce ne sono sei in questo robot, quindi adesso vedo se
che in effetti non è proprio adattissimo. Adesso vedo se recupero magari la mitica. Sì, potrebbe essere un ritorno dalla cassa anche, però adesso vedo magari che ha effettivamente la sua utilità. Sul cavo, esatto. Provo a collegarlo. Non so se facendo questa operazione a caldo, vediamo come fare a saltare una live collegando il microfono. Resta a vedere cosa adesso succederà. L'impossibile. Proviamo così. Alla fine la cuffia è sempre il top. Poi questa è una cuffia abbastanza pro. Mi piace molto perché la vedo sempre usare. Sono muto? Sono ancora muto? 1, 2, 3, prova. Ah, ok. Leggo sempre con del ritardo, quindi. Ah, perché vedevo la barrettina che si muoveva e quindi. È una cuffia che usa uno streamer che io seguo perché mi piace quando gioca. Soprattutto è un gioco di caccia in fantasmi che io provo, però tenere questa cuffia è un problema perché quando giochi quel gioco lì ti arrivano delle alitate di questi fantasmi dietro. Ti sembra di prendere proprio nel coppino e gli fa vedere la pelle d'oca, però per il resto è fantastica, niente da dire. Che stavamo dicendo? Ah, sempre per parlare di news, è uscita la preview di Maui, che tra l'altro mi piacerebbe, non mi ricordo se ho tenuto il post, mi piacerebbe guardarla assieme perché o sono io mi rendo conto che sono un rompiscatole su questa cosa qui, però io, come dire, quando l'ho letta mi è salito il ah sì, ce l'ho qui, Maui Release. L'ho tenuta proprio perché adesso cambio poi la schermata così iniziamo a fare qualcosa, però. Marca e modello della cuffia è una Logitech G. Allora, l'ho visto scritto sulla. Non me la ricordo a memoria, ma se la vado a vedere qui, la G432. G432, quindi è una. No, non si suda effettivamente, non è malvagio come tipo di. Quindi anche cioè, oltre al gaming si usa. Allora, cambio un attimo lo screen, ecco così mi metto. C'è l'annuncio di .NET MAUI, che non so se sapete di cosa si tratta, però è praticamente come dire, la libreria per fare applicazioni cross-platform, desktop, mobile, quindi per tante piattaforme basate su .NET, che quindi today, quindi qui si parla del 9 agosto 2022, 2 giorni fa, siamo in città, abbiamo rilasciato .NET Multiplatform App UI, ovvero MAUI, quindi quello è l'acronimo. Quindi vediamo che fantastiche funzionalità ci sono. Un progetto più piattaforme. Se fosse stato scritto multi-device application era ancora più somigliante, però questa storia di un progetto più piattaforme, dove l'ho sentita? Mi sembra di averla sentita già. Mi sembra che noi già ne abbiamo una vaga conoscenza, quindi sia desktop sia mobile,
La Xamarin ormai è, ma anche questo, ma alla fine bisogna vedere che sviluppo avrà Blazor, ma anche questo alla fine Xamarin è fine, cioè non è più da considerare. Vediamo altre feature, adesso senza tediare un po', tediarvi troppo, però c'è c'è l'hot reload, cioè il fatto che si ricarica, cioè che l'applicazione ovviamente ha fatto una modifica e la vedete aggiornarsi direttamente nello schermo. Quindi questo effettivamente è utile. Diciamo che ad esempio noi in Delphi non ci serve vederla aggiornare perché la parte grafica la progettiamo direttamente graficamente, non col codice, quindi non ho bisogno di vedere che si aggiorna in base al codice perché io lavoro direttamente sulla parte grafica e quindi cioè, a parte il fatto che anche in Delphi c'è questa feature perché c'è un'app apposta da scaricare dallo store, per esempio per Android, si attiva il collegamento e si vede una sorta di anteprima grafica dell'applicazione. Però Live Visual Tree, non so di preciso, ok, c'è XAML, quindi c'è comunque rispetto ad esempio a Windows Form e a librerie del genere, che scrivevano tutto quello che c'è in un form, ad esempio in codice, adesso adottano XAML, che è un po' cioè un file XML che descrive la struttura dell'interfaccia, tipo DFM, perché DFM non è mai stata una cattiva idea. Quindi si può fare le modifiche al codice e vedere come appare direttamente. Quindi un domani che diranno ok, invece che modificare il codice, modifica direttamente visualmente l'applicazione. Quindi qui ancora c'è una parte che secondo me rimane già più indietro. Live Visual Tree, la tree visuale, ok, che è praticamente la structure view. Powerful Editor, ecco, sull'editor non ho nulla da dire, ovviamente, perché l'editor di codice effettivamente su quello. Penso che Delphi debba fare passi da gigante, però stavo guardando se c'erano altre cose. No, è finito qui, però sì, diciamo che hanno fatto la prima release pubblica di questa libreria per fare applicazioni cross platform sia desktop che mobile in agosto 2022 con più o meno le feature e forse qualcuno in meno di quelle che avevamo probabilmente in Delphi X2 nel 2012, quindi cioè e questa cosa l'ho vista condivisa ovunque, cioè io più la vedo condivisa e più prima vedevo Flutter, quindi è la stessa cosa, adesso vedo questa e io continuo a dire sì, ma questa roba qui cioè anche se raffinata, ok, finché vuoi c'è IntelliCode, va bene, ok, cioè non nulla da eccepire sulla qualità di questo ambiente di sviluppo che uso pienamente anch'io per lo sviluppo su .NET, ASP.NET, eccetera, però cioè, se interessava il tipo di progetto, one project, single source, cioè Delphi lo fa da 10 anni, quindi. Esatto, come scrive Valerio, mi puzza di Delphi da 10 anni. Questo è quando finalmente si farà una progettazione non tramite codice, che è il punto di arrivo, ma con un IDE, mettendosi in testa che l'IDE non è il male, perché cioè, se io scrivo codice per posizionare il pulsante in una coordinata, ce lo trascino e una macchina lo scrive per me o lo scrive in un file, cioè alla fine. Cioè, quando compiliamo quello il codice, quello il programma, non è che, come dire, l'editor di Delphi, sì, allora, con il language server, secondo me è stato fatto un primo passo, però avrebbe bisogno di tante altre cosine, secondo me, soprattutto sul refactoring, soprattutto su operazioni di alto livello, neanche di basso livello, cioè, come dire. Non lo so, metto una unit in una cartella e mi crea magari un namespace con il nome della unit. Se la sposto, mi dovrebbe proporre di cambiarlo, aggiornare il progetto, fare dei refactoring con dei rename. Cioè non vorrei sempre dovermi installare MMX
e fare queste cose, che fa poi le cose nei limiti, perché comunque aggiornandosi il linguaggio va tenuto sempre aggiornato, e mentre di base l'editor è molto limitato da questo punto di vista, non prende sempre dappertutto, non, cioè ci vorrebbe effettivamente un supporto molto più, sono delle cose carine come segnalare gli errori, stati fatti dei passi avanti, ma dal punto di vista dell'editor dovrebbe essere particolarmente spinto, fermo restando che comunque anche su, ho visto un po' di novità anche sul linguaggio C Sharp, c'è sempre, ci sono sintassi per scrivere sempre meno del codice, che comunque generalmente io che non uso tutte queste forme di, ad esempio le lambda per le proprietà o cose, cioè che proprio scrivi due righe di codice, io comunque uso un editor che lo scrive per me e lo rifattorizza per me, quindi anche se scrive qualcosa di più espanso non è un problema da un certo punto di vista, ma comunque cioè, riconosco ovviamente tutta la qualità che c'è in un software come Visual Studio, però tecnicamente, cioè, questa è. Ora avete accesso completo a possibilità di costruire applicazioni native cross-platform con .NET e pubblicarle su Android, iOS, Mac e Windows, quindi ci manca pure Linux, quindi per dire, per cui cioè, secondo me su Delphi abbiamo già ancora una possibilità in più. Xamarin ormai direi che con questo va definitivamente in pensione, ammesso che poi Blazor non venga trasformato per uscire un po' dal web, andare sul WebAssembly e non diventare poi un, cioè non convergere in questa architettura. Adesso non so bene come dire, i punti di contatto che ci sono, però. E tra l'altro, poi qui c'è un video, ovviamente si fa un demo e viene messa giù un'immagine e un pulsante, quindi nel giro di una mezz'oretta, cioè. Le applicazioni sono un po' più complesse, cioè se vado a rivedere qualche filmato YouTube di qualcuno dei nostri MVP, uno a caso, anche non so, filmati come quelli di Andrea Magni o Magni, come dicono gli americani, cioè con frame stand, con un po' di schermate, cioè senza praticamente scrivere righe di codice, si fa un'applicazione completa con liste, con binding a database, chiamate DPI, REST, cioè, boh, io continuo a pensare che al momento abbiamo, cioè, qui, appunto, qui c'è un Hello World, per cui è vero che se vuoi fare il demo, tra l'altro sì, c'è anche scritto, cioè, se vuoi fare un demo e spiegare il concetto, ci sta, però, insomma, alla fine dei conti, qui le cose iniziano, cioè, non sono mai così semplici e non è, non so se quanti componenti ci saranno, perché comunque essendo basato su XAML, che è una tecnologia XML, sicuramente l'interfaccia si può comporre come si vuole, si può fare un po' come si vuole, però chiaro che se tu mi dai il pulsante, un'immagine, chiaro, posso mettere assieme e fare il pulsante con l'immagine, ok? Però noi su Delphi tutti questi componenti e anche le combinazioni tra diversi componenti, nonostante FireMonkey supporta questo tipo di come dire, incorporamento di un controllo nell'altro, abbiamo anche già le combinazioni già pronte, cioè abbiamo, poi se andiamo a, pensiamo a dei prodotti come FGX, quello che è stato presentato anche a Delphi Day dal buon Claudio. Cioè, che già, ha già un sacco di. Non ti buttare giù, basta vedere il tuo drink. Sì, no, per dire, anche quello era piuttosto brutto, perché, come dire, non sono senz'altro un esperto di UI, però, cioè, avevamo messo dentro una lista, avevamo messo una navigazione, non ci avevamo neanche più di tanto messo cura da un certo punto di vista, ma era completo come feature e zero codice, ma ne abbiamo fatte anche di altro tipo, sì, la parte quella del cocktail, poi non mi ricordo se ne avevamo fatte altre, potenzialmente un gioco anche avevamo fatto, avevamo messo giù
le immagini, gioco di dadi, cioè abbiamo fatto roba che in un paio d'ore comunque non è, come dire, vendibile, perché a nessuno cioè, interessa, ma come proof of concept secondo me, come potenza, e io sto continuando a proporre delle cose in questo senso da fare, dal punto di vista del sì, c'era anche il gioco dell'impiccato, quello l'abbiamo usato sul desktop, non era ottimizzato per, ma avevamo usato comunque FireMonkey perché in un certo senso le potenzialità grafiche si prestavano, e quindi boh, continuo a dire sì, capisco perché lato .NET sia una grossa innovazione, ma se uno dice ok, per me questa roba è wow, se io ti dico guarda 10 anni fa potevi farlo, dovrebbe essere doppiamente wow, e invece niente, ci scalzano come se puzzassimo, come se avessimo un odoraccio. Queste cose le annuncia Microsoft, è immediatamente largo seguito, sì, ma io capisco anche la cosa perché ha una spinta commerciale, mentre ovviamente, come dire, Embarcadero, vabbè, non se lo fila nessuno, però questo è un aspetto che io capisco. Quello che io mi lascia sempre un po' perplesso è quando tu parli con uno sviluppatore che conosci, quindi una persona che tu conosci e che magari sai che è curiosa, e quindi se mai dicessero guarda, io con Python però sto studiando questo linguaggio che si chiama Machiavelli, e con Machiavelli ho fatto delle applicazioni su Arduino che tu non riesci a fare, allora dico aspetta un attimo, vado a vederlo, cioè sono curioso, sono... Cioè, se parli di Java nessuno pensa che tu stia parlando di Java 1, ovviamente, cioè sanno magari che sono uscite altre versioni, cioè c'è un'informazione, lato Delphi invece o non si conosce e quindi già ti guardano un po' strano, oppure si è abituati a delle versioni che fanno parte del passato, ma anche se tu dici guarda che sono uscite delle cose nuove, adesso queste sono le cose che in pochi minuti si riescono a fare, delle applicazioni esattamente come quelle che tu fai con MAUI e forse anche qualcosa in più perché hai già più di 400 componenti pronti all'uso per poterlo... Non è che uno dice ok, vado a vedere, uno dice no, ma però che linguaggio strano, ma il linguaggio è vecchio, che ha la stessa età di JavaScript ed è più, comunque più recente nella sua incarnazione di Pascal moderno, di quello che può essere Python, per dire, quindi... E comunque va bene, però se tu gli dici Flutter, gli dici Dart, ah Dart, vado a vedere, cioè Dart è un miscuglio di linguaggi, ma non assomiglia né troppo a... è un po' Java, assomiglia un po' a C#, ma è un po' forse qualcosa di familiare, però quello nessuno dice ah che schifo, perché se fosse C# che lo conosco ok, cioè sembra un qualcosa a prescindere anche da persone che ti aspetti che siano curiose e che magari dicono ok, magari non so bene quello che può fare, non mi dici questa cosa, io vado a controllare, vado a vedere, soprattutto se puoi scaricarti una versione gratuita, cioè una versione community. Invece non vanno a vedere niente, e poi quando ogni volta esce fuori tipo questa novità e io la condivido con delle persone, gli dico guarda che questa roba la facevamo, ah ecco, Delphi, cioè non sono andati a vedere niente, nessuno è andato a vedere nulla, però ti deridono in base a quello che loro pensano che sia il prodotto senza andarla a vedere. E gli ho detto ah, ridi pure, ho detto quando vuoi facciamo un uso .NET, lo conosco .NET, ho detto quando vuoi facciamo un come dire una sfida a singolare attenzione a chi fa un'applicazione mobile in meno tempo e più funzionale, poi vediamo, cioè non c'è mica sembra uno, dopo sembra anche sbruffone, è un pochino effettivamente magari uno lo è, però è per dire guarda, cioè te lo dico perché in un certo senso penso di fare una cosa utile dicendo a qualcuno c'è uno strumento che può anche essere divertente da utilizzare, quindi ho cercato, c'è veramente un linguaggio Machiavelli. Sì, oltre a Machiavelli c'è anche Monicelli, tra l'altro, che è bellissimo, fatto da un italiano che ai tempi quelli del Visual Basic, secondo me, è proprio un po' quell'ascito lì, cioè... però vedi, anche Visual Basic aveva un po' le sue, cioè era molto produttivo,
molto, si pensa che probabilmente da lì Delphi sia rimasto un'alternativa al vecchio Visual Basic, che non si sia evoluto da questo punto di vista, ma per certi versi ovviamente non... Vabbè, uno può anche pensarlo, però se ti dico guarda che fai applicazioni anche per Android tranquillamente, così vai a vedere, eccetera. Vabbè, ma perché usi Delphi? Delfista. Cioè, uno che ride, cioè, capisco il... Cioè, secondo me è strana. È una cosa che non mi spiegherò mai, cioè, comunque un comportamento strano. Io ci sto provando in tutti i modi a... come dire, a variare a proporre anche dei talk, dei webinar gratuiti. Adesso vedremo quest'autunno se un paio di proposte che ho fatto vanno a buon fine, se non vanno a buon fine li faccio qui e amen, però insomma dopo diciamo che lì non si può dire che non si proponga, anche perché appunto siccome nessuno vuole andarsela a vedere, sono certo che in qualunque sede io faccia vedere quella cosa lì deve essere per forza una novità, perché chi è avvisato non va a vederlo, e chi non è, come dire, sul pezzo, comunque proprio non lo conosce, sicuramente vede qualcosa di nuovo, però essendo appunto che non interessa a nessuno, nessuno poi ti propone di fare un webinar, un talk su questa roba qui. Boh, farà, che ne so io, si vede che boh, non è destino, non saprei come dirlo, e quindi... Ma non me lo spiego, terrò sempre a... Quindi se trovate Monicelli anche, è un linguaggio bellissimo perché potete programmare usando le super cazzole di amici miei, e c'è una sintassi basata tipo la super cazzola prematurata, apre una funzione, poi come se fosse serve per inizializzare le variabili, quindi tipo come se fosse A uguale C, prematurata, c'è una cosa che fa il return, e c'è un compilatore proprio per questo linguaggio che fa il programma partendo dalla super cazzola. Quindi ogni tanto lo uso come esempio per dire che a volte c'è gente che conosce più quello che non magari Delphi o cose del genere, non lo so, magari il nome che non piace, però ci si è provato, cioè è uscito, era stato fatto App Method che era Delphi solo cross platform, però non se l'è filato ovviamente nessuno, anche perché non era il nome né di un linguaggio, il prodotto era lo stesso, quindi boh, non lo so, forse non so, bisogna mettere, mi spiace per le donzelle, non so, Delphi e donne in bikini, non lo so, oppure dei manzi anche per le donzelle, così magari lo vedi, magari qualcuno si incuriosisce e va a vedere, non lo so. Che vuoi farci? No, per cui quando ho visto questo post gli ho detto, beh, bravi, ho detto, dai che ormai siete vicini a fare praticamente Delphi e FireMonkey, perché alla fine le feature sono quelle lì, non è che sia il grafico, poi essendo grafico, come mi avevano detto, disegna però sulle varie piattaforme con lo stile delle piattaforme, e dico lo so che funziona così perché lo uso già, non uso questo ma ne uso qualcuno che lavora allo stesso modo, è diverso da questo, se vogliamo questo è un po' più commercialmente impacchettato meglio sicuramente, lo XAML è, ripeto, è potente ma è anche complesso secondo me, cioè fare applicazioni UPF o con XAML non è... Bol non era l'ultima arrivata, no, però diciamo Bol non è che abbia fatto dopo un gran lavoro da questo punto di vista, perché sì, seguiva un po' la tramontana di Microsoft, si faceva un po' prendere la mano, poi era un po' strana come società, però sì, secondo me c'era uno spirito, mi ricordo le presentazioni, la pubblicità stile Oktoberfest, il buon David Icke che stile Indiana Jones entrava nelle conferenze, le Borcon, cioè io ero piuttosto giovincello perché non so se avevo già 20 anni o meno in quel periodo, però magari era un mondo diverso, e adesso ovviamente i player come Microsoft o come Google la fanno
da padrone, i tool ovviamente sono più complessi e quindi non c'è quel salto di funzionalità che ti faccia dire ok, ma se voglio farle con un certo modo devo usare per forza quel prodotto, ma sono un po' tutti livellati. Però cioè, secondo me qui si grida al miracolo con una libreria che sta facendo robe che noi già nel 2012, forse con un po' di fatica perché X2 non era quel granché di stabilità e FireMonkey faceva un po' schifio, effettivamente nelle prime incarnazioni funzionava proprio male, però ad oggi, cioè, come abbiamo visto anche in queste live, ci facciamo della roba interessante. Poi magari c'è bisogno di lavorarci di fino, quello senz'altro, però io non sono un esperto di user experience mobile e l'intento ovviamente non è mai quello di dire, magari una volta, se mi capita di trovarne uno, si farà live congiunta, si possono sperimentare delle cose anche a livello di design, però cioè, non era neanche roba che non si poteva vedere, che ne so. E questo mi era un po', ho letto questo articolo e mi è sceso un po' il si potrebbe chiedere alla Ferragni, più o meno l'idea che avevo io, cioè comunque di fare una storia su Instagram dove appare e dice hi guys, se volete sviluppare guys c'è una bella cioè, usate dei vabbè, questa andrebbe clippata perché è veramente brutta, però diciamo, no, a parte gli scherzi, è un fenomeno curioso quello senz'altro, perché a livello di pubblicità posso capire, ma parlando vis-à-vis con una persona che dice sono sviluppatore e gli piacciono le tecnologie, cioè esce una tecnologia Flutter e si esalta e gli dico guarda che devi usare Dart che non conosci, vabbè lo studio, vabbè, allora ti puoi studiare anche una versione avanzata del Pascal che si legge anche di più, cioè non vedo perché quell'altro sì, questo no, cioè nel senso mi vuoi proprio cioè, da X5 o X8 andava abbastanza bene, sì, nelle ultime versioni, le prime effettivamente era un po', però non era neanche molto, a parte che inizialmente c'era solo iOS, poi è stata anche riscritta diverse volte, come quindi effettivamente diciamo che la soluzione di per sé c'era, però aveva bisogno di un sacco di calci, quindi però spesso col sorgente, io almeno un paio di occasioni ho visto qual era il problema in attesa del bug fix, cioè c'è sempre un po' quella cosa, è vero qui MAUI penso sia open source, quindi anche in questo caso, però una cosa è avere il sorgente su un sito di quello che stai usando, una cosa è avercelo in locale, control click e lo vedo come se l'avessi scritto io, e non decompilato, perché comunque non lo so, però in quei casi cioè, comunque c'è tanto rispetto per MAUI, però quando ho letto dico ok, l'ho visto su un post, volevo commentare, poi non c'è, mi sembra Christian collegato, Christian mi ha detto lascia stare perché è una persona che si triggera abbastanza facilmente, ho detto no, lasciamo perdere, non voglio, poi sarebbe stato un commento scherzoso, però gli dico guarda che questa roba, non lo so, prima o poi si riuscirà a far uscire dal guscio. Infatti per aiutare Delphi parliamo di Python. No vabbè, però questa era una cosa giustamente che andava così da condividere, poi più soluzioni ci sono ben vengano, nel senso che se poi è facile da usare, io non è che dico non uso MAUI, me la guarderò senz'altro, cioè, però appunto non ho quella preclusione di dire no, quello non, esatto, non accendere flame, infatti non ho commentato proprio per quello, perché sapevo che non sarebbe stata magari colta la battuta, perché chiaramente chi scriveva era molto, come dire, carico per la cosa, e quindi vabbè, detto questo passiamo a Python. Allora, una cosa che volevo vedere su Python, che ho visto che mi ha incuriosito, anche perché è un argomento che vorrei riprendere anche su Delphi, in realtà ne ho parlato diverse volte anche su qualche webinar fatto
in tempi un po' di... già passato un paio d'anni, penso, l'ultima volta che se ne è parlato, anche se non mi ricordo, si era parlato di principi solidi, ma penso anche di testing. È l'argomento dei test, che è un argomento che di solito o non piace o fa storcere il naso, perché noi, come diciamo, siamo abituati a fare i test così come scrive la documentazione. Generalmente la documentazione, c'era un bel post su LinkedIn che c'è scritto dammi la documentazione, e questo gli portava il senior developer dell'azienda. La documentazione è lui, cioè è il collega di solito più esperto, a volte neanche tanto, e io ho commentato dicendo il senior developer è anche quello che a volte è andato in un'altra azienda, cioè che non ce l'hai proprio più, e quindi non c'hai proprio più neanche la persona che fa la documentazione, e quindi la documentazione è importante, però anche il testing lo è, perché ho visto che in Python praticamente i moduli, quindi le funzionalità per fare, come dire, del testing almeno a livello di base, sono già incorporate all'interno della distribuzione standard. Quindi c'è un modulo già pronto che consente di scrivere i test. Questo era utile anche perché si può riaprire l'argomento test, perché secondo me è molto trascurato, ma a volte, ma perché ovviamente lo si pensa, a TDD, si pensa a test driven development, si pensa un po' alla questione dei test in maniera un po' come dire da integralisti, cioè che sia obbligatorio farli in un certo modo, cioè vanno fatti con una certa cura, quello sì, però per certi versi c'è modo, come dire, di farli. Quindi se uno è ligio a tutte quelle che sono i dettami delle metodologie che si basano sullo sviluppo partendo dai test, allora vanno fatti in un certo modo, eccetera. Ma in ogni caso, anche se uno non vuole seguire quella filosofia in maniera ultra rigida, fare i test è sempre una cosa utile. Il problema dei test è che per poterli fare, quello che il codice che si scrive deve essere testabile, e a me capita spesso che mi venga chiesto anche in corsi o comunque tipo in consulenze varie, chiedono ma come faccio a scrivere codice testabile, cioè cosa ci devo mettere, che io gli dico non è un attributo che tu metti sopra il tuo codice, ci scrivi testable e il codice testabile, ci sono dei principi da seguire, e anche il codice dell'applicazione che devi scrivere deve seguire certi dettami, altrimenti quello che scrivi non può essere testabile. Quindi ogni classe deve avere il suo, un'unica responsabilità, un unico compito, devi applicare un po' di principi solidi, cioè usare quelle famose tecniche, i principi, applicare il principio open closed, cioè fare in modo che ogni modifica che tu devi fare al tuo sistema la si ottenga il più possibile aggiungendo codice e non modificando quello esistente, lasciare magari delle implementazioni aperte con delle interfacce o con delle classi che implementano una logica in modo da poterla rimpiazzare un domani. È tutta una serie di accorgimenti che, se non vengono, come dire, applicati, il tuo codice non è testabile, non lo sarà mai, cioè non per definizione. Se per abitudine noi l'unica business logic che scriviamo la mettiamo nel button click di un'applicazione VCL, non c'è niente da fare, cioè quello non sarà mai testabile, perché senza il pulsante non funziona, il pulsante lo devi cliccare, non è automatizzabile, dobbiamo dividere tutto in base all'ambito, quindi l'accesso ai dati da una parte, eventuali servizi, che ne so, scrittura sul file, invio mail dall'altra, la business logic, la validazione e tutto il resto di nuovo da un'altra parte ancora separati. Quindi dobbiamo iniziare a tracciare dei recinti e fare in modo che gli oggetti si parlino in maniera intelligente e fare in modo che siano isolati, che ciascuno faccia il proprio compito preciso, ma che messi assieme, facendo dialogare tramite appunto le interfacce, chiamate reciproche di metodi, ancora meglio passandosi dei messaggi o usando il messaging incorporato in Delphi o anche dei servizi di messaging come può essere Rabbit, eccetera,
si riescono a creare delle architetture che fanno la stessa cosa, ma in maniera ovviamente molto più slegata e molto più isolabile, cioè diventano proprio una composizione di tanti elementi che sono anche molto diversi tra loro, ma che assieme fanno un sistema software che funziona e che risulta anche molto stabile. Ciao Cree 922, ciao, benvenuto. Non mi segnala che sei nuovo, quindi non sei nuovo. Però non mi ricordo. Di solito mi ricordo di tutti, ma. Oppure sei nuovo e non me lo dice. Di solito me lo dice, quindi comunque benvenuto. Si stava parlando un po' di. In realtà stasera stiamo divagando parecchio, e quindi. Prima, vabbè, c'era un po' un mezzo sfogo, poi ci sono un po' di. No, per cui seguendo questi principi, ovviamente si riescono anche a creare delle classi testabili. Quindi il fatto che Python abbia i moduli per lo unit test integrati mi ha lasciato un po' così, perché dico, cioè non è che integra già la libreria, cioè un po' come abbiamo in Delphi.NET, che c'è quei due package, cioè c'è un tool, semplicemente l'hanno messo dentro il prodotto e te lo usi, cioè in questo caso c'è proprio un modulo. È vero che non sembra fare poi tantissime cose, cioè scrive sulla console, non mi sembra particolarmente complicato, però comunque il fatto che ci sia vuol dire che anche qualsiasi sviluppatore, se si legge un minimo di cosa si tratta, può farli senza praticamente ricorrere a nessun strumento esterno. Quindi quando si parla di testing, parlando di unit test, la prima cosa da definire è che cos'è una unit, perché lo unit test, quindi cosa sono i test? In realtà test sono codice che scriviamo, che va a esercitare il codice in modo da passare magari, non so, delle funzioni, potremmo scrivere una classe, potremmo scrivere diverse cose, quindi creare un oggetto e fare in modo che, chiamano dei metodi, ci aspettiamo un certo risultato, chiamiamo il metodo, passiamo i parametri e andiamo a verificare che il risultato sia quello che ci aspettiamo. Quindi andiamo a testare a tutti gli effetti che il valore di ritorno. Ricordo di essere entrato tempo fa, quindi il bot funziona bene. Il bot funziona meglio di me, perché invece c'è la memoria che fa. Poi è sempre peggio, quindi in ogni caso allora bentornato. Quindi. Il maledetto bot. Ogni tanto il bot censura dei messaggi senza motivo, così, beh, troppe maiuscole. Beh, vabbè, magari era un acronimo, e quindi per cui mi ci fido e non mi ci fido. Dicevamo, quindi noi chiamiamo della logica, passiamo dei parametri e magari, non so, abbiamo una calcolatrice, vediamo che divisione per zero non si possa fare, che 3 più 2 faccia 5, che 3 per 2 faccia 6, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo tanti test che passano parametri, ottengono il risultato e verificano che, come dire, il test sia andato a buon fine, che quello che ci viene in output sia quello che ci aspettiamo. Io l'ho banalizzata molto proprio in maniera terra-terra. O in altri casi possiamo essere interessati a testare che invece il nostro oggetto, a fronte di certe condizioni, comunichi con altri oggetti e faccia delle cose specifiche. Quindi in un caso, come dire, testiamo un po' lo stato, cioè andiamo a chiamare dei metodi e verifichiamo in che stato si trova o un valore di ritorno. In altri casi andiamo a chiamare dei metodi passando degli oggetti con cui il nostro oggetto in isolamento dovrebbe collaborare, e andiamo a vedere che sull'altro oggetto magari il metodo sia stato invocato. Che ne so, abbiamo un oggetto che fa il login errato, deve fare il log di un tentativo errato di login. Andiamo a vedere che passandogli un logger, se facciamo un login con la password sbagliata, il log di quell'evento venga effettivamente effettuato da quel componente. Quindi testiamo l'interazione di quel componente, come si rapporta con gli altri componenti in isolamento. Poi ci sono ovviamente gli integration test, dove andiamo a creare degli elementi effettivi del nostro sistema, li facciamo cooperare e verifichiamo che il nostro software o delle parti del nostro software funzionino
nel modo corretto. Quindi, parlando di unit test nello specifico, la unit è un singolo elemento del nostro codice, generalmente una classe, e con i test che noi scriviamo possiamo andare, come dire, a testare dei metodi o dei valori di ritorno o qualcosa del genere. Io stavo pensando a un esempio un po' triste, che è quello della calcolatrice, però magari è anche quello un po' più efficace, perché si riescono a portare fuori diversi casi di test, come dire, senza grosse difficoltà, ed è un esempio che tutti sanno praticamente come funziona. Adesso guardavo di recuperare, non me lo apro qui, una classe da poter prendere. Abbiamo fatto class dog, avevamo scritto come classe un cane, no? Certo che di cose ce ne sono da codificare, ma un cane, ok. Quindi cosa vado a fare? Intanto mi vado a salvare questo modulino e mi facevo una cartellina test, ok. Questo modulino gli do un nome significativo, perché lo chiamo calculator, ok, è scritto così, perché dentro poi ci vado a mettere una classettina. Quindi, come si fanno le classi, mi devo ripassare la sintassi, però facciamo class calcolatrice, dai, facciamo, scriviamo in italiano, così siamo ok, due punti, e poi ovviamente indentato ci va la struttura della nostra calcolatrice, che potrebbe avere def, quindi iniziamo a mettere un metodo. Se lo chiamiamo con questo nome, underscore underscore init, e con underscore stiamo facendo un costruttore. Due punti, mettiamo l'implementazione, ad esempio inizializziamo un campo che potremmo chiamare result uguale a 0, e fine della calcolatrice. Quindi al momento ci fermiamoci lì, abbiamo iniziato a fare, come dire, una parte della nostra classe. Quindi classe, due punti, indentando, mettiamo la dichiarazione di una procedura, di una funzione, e diventa ovviamente facente parte della classe, diventa un metodo. Tutti i metodi hanno un parametro implicito che non viene poi specificato in chiamata, ma che è self, in modo da farsi passare un'istanza dell'oggetto che utilizziamo. Ma gli underscore servono per definire i metodi? No, solo questo è il caso, perché è il costruttore. Python è un linguaggio, diciamo, la spiegazione che ho trovato in giro è poi questa: Python è un linguaggio dinamico, quindi tecnicamente il supporto alla programmazione di oggetti non sarebbe, non farebbe proprio parte del compilatore interprete, cioè ci sono delle il discorso è che generalmente è un linguaggio con cui non si fanno molte architetture di questo tipo, classi, si lavora con delle strutture dati che sono più flessibili e che vengono create sul momento, dei dizionari, delle liste. Cioè, il fatto di fare una classe fatta così, il fatto di usare questa convenzione, che nel linguaggio manca una parola chiave per dire che questa funzione è ad esempio il costruttore, cioè quella che ti inizializza l'oggetto e ti mette dei campi partendo da, ad esempio, questo result, che sarebbe risultato, partendo da zero. Non c'è qui qualcosa che indica, ci sono sì degli attributi che si possono mettere sui metodi, quindi ci sono in realtà delle convenzioni, cioè quando io creo un oggetto calcolatrice, l'interprete Python cosa fa? Va a vedere dentro se c'è un metodo che ha questo nome, e dice, se c'è, sa che il costruttore lo va a invocare. Cioè, non abbiamo una sintassi che definisce gli elementi, alcuni metodi, alcuni, come dire, metodi specifici della nostra classe. Quindi, se hanno un significato particolare, generalmente questo viene messo nel nome, in modo che l'interprete, che già sa dove andare a cercare,
Self sì, è l'equivalente del DSD Java, in Pascal abbiamo il self anche lì, però vedi anche in questo caso cosa succede, che l'interprete chiama questi metodi, chiama, quando trova queste chiamate quel parametro serve, perché in realtà è un valore che va sempre passato, cioè noi siamo abituati in Java a averlo implicito, ma perché Java, il tuo compilatore, sa che stai scrivendo un metodo e quindi sa che quella variabile c'è anche se nascosta. Qui l'interprete fa la stessa cosa, ma la dobbiamo dichiarare, perché per esistere il parametro ci deve essere, e poi l'interprete che gli passa dentro un valore, cioè l'interprete va, si basa su delle convenzioni, quindi se la funzione sta qui dentro a questo self, per lui è come il do while true di DBA self plus, non lo conosco, non so, è un po' come dire non abbiamo delle parole chiavi, però l'interprete, se trova una cosa fatta così, capisce che il costruttore non abbiamo in una funzione per definizione regole del linguaggio una variabile implicita, ma va dichiarata, però è l'interprete, non è che te la lascia così, ma ti passa il valore dell'oggetto. Quindi dobbiamo mettere giù degli elementi che poi, visti dall'interprete, l'interprete li vede e ci passa i valori corretti, perché adotta delle convenzioni piuttosto che delle parole chiave per capire qual è il linguaggio. Però i metodi no, li definiamo, ad esempio voglio fare un metodo somma, qualcosa del genere, quindi questa sarebbe una procedura normale che ti viene chiamata nell'ambito, quindi sarebbe un metodo, adesso ci metto qualcosa, pass, che non fa nulla, quindi questo è un metodo tradizionale. Come dire, in un certo senso, lavorare sulla nostra istanza, se vogliamo lavorarci, dobbiamo aggiungere il parametro self, in modo che l'interprete ci passi un riferimento, se trova questo, all'oggetto su cui noi andiamo a interagire. Quindi stiamo definendo tutte funzioni che lavoreranno su un oggetto che l'interprete ci passerà. Result sarebbe un attributo, ma è stato specificato prima. Non è stato specificato proprio perché qui non hai, come C Sharp, private int result. Cioè non hai una sintassi per dire creo in questa... in questo oggetto ha un campo che si chiama result. Se vuoi fare quella cosa, crei una funzione, gli dai questo nome e quindi l'interprete te lo chiama, e siccome è aggiunto anche questo parametro, che è quello che si chiama self, l'interprete ti passa un riferimento all'oggetto, e tu, avendo un riferimento all'oggetto, se scrivi oggetto punto un valore, un nome uguale valore, gli crei al volo un campo con quel valore. Quindi, cioè, in poche parole, la dichiarazione non definisce cosa sono campi, cosa sono metodi, sono tutte funzioni definite che, creando quella variabile, creano il campo, ma il campo viene creato dinamicamente nell'oggetto. Anche in JavaScript, se programmi non con le classi, ovviamente, o con TypeScript o con dei superset di JavaScript, ma usi il vanilla JavaScript, ogni oggetto non è... nell'oggetto puoi mettere dei metodi, però ogni oggetto parte vuoto, puoi aggiungere in qualsiasi momento tutto quello che vuoi. Se aggiungi una chiave, cioè un nome nell'oggetto che punta a una funzione, diventa un metodo, cioè diventa un metodo, ma non hai una sintassi per dire dichiaro un metodo in una classe, cioè in JavaScript non ce l'hai, e neanche qui in un certo senso ce l'hai. Questo nostro oggetto avrà un campo result, in quanto quando noi lo andiamo a creare, l'interprete vede questo, crea una struttura dati vuota, vede che c'è un metodo che si chiama così, passa il puntatore alla nostra struttura dati come self, e noi creiamo al volo un campo che si chiama result con valore 0, e quindi il nostro oggetto verrà costruito così. Programmiamo oggetti, ma con delle convenzioni piuttosto che con una sintassi. Questo perché generalmente in Python, a tutti gli effetti, non sono così poi frequentemente, cioè sono utilizzate sì, però non,
non c'è quella necessità, cioè non c'è una struttura rigida, quindi non c'è quella fregola di fare delle cose private o di nascondere. È un linguaggio dinamico, cioè tu in qualsiasi momento puoi aggiungere qualunque cosa a qualsiasi altro. I campi per definizione sono public, se li vuoi rendere private devi fare degli escamotage. Abbiamo fatto una live sulla programmazione oggetti e effettivamente c'era un po' da... Ci sono delle convenzioni, cioè se ad esempio qui io ci metto un underscore davanti, lui è public, però chi legge la mia classe quando vede dei campi con questo nome capisce che quello è un campo privato e quindi vabbè, magari lo legge però non lo scrive, quindi sì, è un po' un... Se lo metto doppio mi sembra che lui cambia ancora, cioè gli dia un valore, un nome difficile da individuare, quindi non è che rimane public ma l'interprete fa una sorta di magheggio interno per fare sì che non sia direttamente raggiungibile. L'avevamo un po' sperimentato, quindi sì, cioè a tutti gli effetti questa è un po' la struttura. Ma perché io avendo questo oggetto, se scrivo, faccio una calcolatrice, ci scrivo C, Pippo, Puppa, esatto, come dicono in Toscana, così, cioè, mi aspetto di creargli al volo un elemento interno, cioè sono dei dizionari, non è, sono delle strutture flessibili, ma perché il linguaggio è fatto così. Poi è chiaro che chi è abituato a dei linguaggi magari back-end tipizzati, storce un po' il naso, però l'obiettivo di Python è creare, come dire, cose flessibili per manipolare dei dati, cioè è scripting, quindi è per chi è abituato ovviamente a dire parto da zero, butto dentro quello che mi serve, cioè plasmo quello che mi ritrovo, parto da un ambiente vuoto, l'interprete mi butta dentro una serie di cose e io volendo le posso andare a integrare e anche volendo sabotare, quindi tanto poi i danni si possono fare anche con la programmazione oggetti tradizionale, quindi quello non è... mentre altri linguaggi tipo C Sharp magari, cioè, però ad esempio in C Sharp se tu vuoi usare un tipo devi fare la classe o la struttura, ce la devi dichiarare, altrimenti vabbè, ci sono quelli anonimi, se fai delle proiezioni, se fai... c'è modo anche di usare cose dinamiche, appunto, cioè che tu le scrivi e poi a runtime si va a vedere se una certa cosa è valida oppure no, però in generale se vuoi lavorare con delle strutture tu fai delle classi e una classe se metti 5 proprietà quelle sono, se ne vuoi una o la dichiari o non c'è e non compila, quindi è molto più rigido, però ha degli altri utilizzi, mentre qui, come dire, si tende a tenere una struttura molto più flessibile. Detto questo, insomma, cosa mi interessava? Mi interessava per poter andare ad aggiungere ad esempio un valore tipo, beh, poter scrivere anche value, qui al posto di questo pass che è una sorta di no operation, quindi un linguaggio oggetti debolino, ma no, alla fine, cioè, tu programmi tutti gli effetti oggetti, puoi anche ereditare, cioè hai un po' tutto, però non è cioè le strutture che tu crei sono delle strutture che usando certe funzioni dell'interprete puoi è come se tu avessi una reflection incorporata, cioè le puoi andare a analizzare, puoi sapere tutto quello che c'è di un oggetto e quindi non c'è un dire quella proprietà non esiste, non compilo, perché comunque lo script fino a quel punto viene eseguito e finché non c'è un errore runtime non c'è un qualcosa, non c'è una serie di codice che va assemblato per vedere se poi alla fine può essere eseguito o meno. Lui esegue lo script, può essere che una riga di codice non sia valida ma che prima si passi da un punto in cui la struttura viene integrata con qualcosa che prima non c'era e dopo diventa valida, cioè tu puoi plasmare tutto, quindi alla fine non ha senso neanche imporre alcune cose rigide perché il linguaggio è fatto proprio per lavorare in questa modalità e quindi puoi fare anche un po' gli escamotage, che sono, è chiaro che finché si sa quello che si sta facendo
e lo si usa per, lo si sfrutta per questi vantaggi, che è un po' come usare il prototype in JavaScript, cioè c'è un runtime che non va a caso, funziona in un modo molto preciso, anche se a volte non sembra, e per chi lo sa sfruttare riesce a creare anche dei, cioè con una riga di codice riesce a fare anche delle cose mirabolanti, però devi sapere un po' quello che stai facendo in un certo senso. Quindi detto questo, abitualmente come si fa quando chi lavora in TDD, cioè parte dai test, va a creare la classe, se deve aggiungere una funzionalità generalmente cosa fa? Definisce un metodo, prima di mettere il codice va a creare il test che verifica che tutto sia esattamente come dovrebbe essere, cioè va a testare, come dire, che se io parto da 0, sommo 3, il valore mi dovrebbe dare mi dovrebbe dare 3. Se è così, semaforo verde, altrimenti semaforo rosso. Chi lavora abitualmente con TDD, abbiamo fatto qualche live dove ne abbiamo parlato, va a fare prima il test e poi va a scrivere il codice, cioè scrive il test che verifica la condizione. Il test ovviamente fallisce, perché qui dentro non faccio nulla e metto solo pass, cosa succede? Che quando fallisce dopo devo scrivere il codice per far sì che il test vada a buon fine, e tutti i test che ho scritto ovviamente li conservo, non è che li butto via. Quindi man mano che devo soddisfare dei requisiti aggiungo test, e ogni volta, a prescindere da come poi scrivo il codice, il giochino è che ogni test deve continuare, deve dare il risultato verde, ma devono continuare a farlo anche quelli che ho già scritto. Finché questo vale, si può dire che, a netto poi di combinare questa classe con qualcos'altro, il codice che abbiamo scritto è valido e funziona. Come scrivere dei test in Python? C'è un modulo che si chiama, guarda il caso, unit test. Adesso vado a vedere, perché avevo fatto delle prove con una classe, però adesso ne sto usando un'altra. Quindi noi possiamo fare un modulo separato, quindi non scriviamo tutto nello stesso file, anche se potremmo. Lo chiamo calculator underscore test, tests.python. Quindi questo è il contenitore, lo script dove andremo a mettere i test, ad esempio della classe calculator, perché si chiama, poi l'ho chiamato calcolatrice effettivamente, però va bene. Sì, così da effettivamente è brutto. Dopo finisce che facciamo metà italiano, metà inglese, diventa, perché anche i test insomma andrebbero scritti. Quindi come si scrive ad esempio una classe di test? Allora qui dovremo importare due cose, la prima cosa è quello che dovremo testare e la seconda cosa è il modulo che contiene le funzioni che supportano il motore di test. Allora, mettiamo prima quest'ultima, cioè facciamo import unit test, ok, questo è il modulo che contiene le funzioni per il testing, è quello che si chiama un test framework. A cosa serve un test framework? Siccome dobbiamo scrivere diversi test, vogliamo che questi vengano eseguiti da un motore che per ciascuno vada a eseguire il codice che c'è dentro, verificare il risultato. Vogliamo poter fare delle comparazioni tipo il risultato deve essere questo, oppure deve essere 0, oppure il valore di ritorno deve essere none, oppure deve essere sollevato questo errore. Cioè abbiamo tante condizioni da testare, vogliamo specificarle in modo che però ci sia qualcuno che le raccoglie e alla fine ci dice guarda, questo è andato a buon fine, questo no, ne ho eseguiti 10, 7 sono andati a buon fine, questi 3 no, il tempo che ci ho messo a eseguire il codice è questo. Cioè ci serve un minimo di supporto nell'esecuzione di questi test, e in questo modulo unit test abbiamo più o meno tutto. Che cosa abbiamo in particolare? Abbiamo una classe che si chiama test case, che è un contenitore di test e da cui noi possiamo derivare. Quindi possiamo fare ad esempio una calculator test case,
test case è proprio come un contenitore di uno più test, quindi ogni test verifica una condizione, poi vedremo quali sono. Non è una classe, come dire, vuota o comunque che viene creata da zero senza nulla, ma eredita da, oddio, ho cambiato, grazie per il follow, LSIN si dice, non lo so, salve, benvenuto o benvenuta, dipende da, ci direi tu, perché dal nick non è sempre scontato, però bisogna ovviamente giustamente stiamo parlando di test con Python. Quindi dicevamo, qui mettiamo dentro i nostri test per il nostro calcolatore. Come li facciamo? Non è una classe che parte da zero, ma eredita da una classe che si chiama test case, che fa parte appunto di questo framework, di questo modulo incorporato. Benvenuto, ok. Sì, no, giusto perché, no, ma non è irrilevante, ormai anche nei profili si mettono i pronomi, giusto per sapere. Python, che ricordi? Tu hai un ricordo del passato, invece qui è un presente abbastanza, anzi forse un futuro, perché adesso sta vivendo un po' una seconda giovinezza. Quindi questa è la nostra classe per i vari test. Quindi come si fanno i vari test? Si mette un metodo, l'ho usato talmente tanto che sto iniziando a sognare. No, allora è un presente concreto. Noi qui stiamo facendo un po' un percorso di basi da qualche live, una decina di live, come se lo studiassimo passo per passo, però abbiamo visto un sacco di roba, quindi non sono un esperto, anzi in questo caso se tu lo conosci meglio sicuramente potrai dare una mano in questo senso. E stiamo un po' sperimentando le liste, le abbiamo un po' ordinate, abbiamo fatto un po' di cicli for, un po' di range, un po' di dizionari, abbiamo imparato un po' la sintassi, anche le strutture dati, e ci stavamo un po' lambiccando sui test. Quindi ad esempio pensiamo a un test da poter fare come, sì, perché l'idea sarebbe, siccome poi l'avevo già studiato ma dovevo ripassarmelo, ho detto ripassiamoli in compagnia così alleviamo il dolore e poi dopo magari qualcuno che segue, se non ha di meglio da fare, si potrebbe dire, perché effettivamente è una cosa un po' di nicchia, diciamo, su Twitch, dove c'è, dipende, per sono penetration tester, per chi non è avvezzo non è una cosa brutta, ma detta così, Python e Assembly, quindi soprattutto con Assembly sei abituato a un basso livello. Qui ci sono molti delfisti ad esempio in questo gruppo, ma perché li ho trascinati io qui dentro, quindi è un linguaggio sconosciuto, e si parlava proprio inizio live di questo argomento. Quindi definiamo un test, così qualcuno l'assembly non lo digerisce. Io l'ho detto l'altra volta, ho trovato gli stato assembly delle superiori, quindi parliamo di 20, no aspetta, che adesso mi puoi, no, di più, 25 anni fa, sì, mi viene da dire 25 anni fa, la Python Assembly un attimo, beh insomma dai, Python è già un po' a livello un po' più alto, quindi, e mi sono ritrovato questo listato Assembly di un qualcosa con le seriali che faceva la chat, si chiamava Serial Port Killer, Serial Killer e Port tra parentesi, perché univa due computer che via seriale tu scrivevi in un programma, in una finestra, e il carattere compariva di là sull'altro, e l'altro rispondendo ti compariva a finestre incrociate, e mi ricordo che mi c'ero svenato. Poi ho preso questo listato, l'ho letto, e non, per me non ha più nessun significato, come leggere dei geroglifici, non vedo dei gran mov, dei gran pop, push, però cioè non riesco più a capire, mi
che mi chiedo che cavolo ho scritto, che serve tutta sta roba, e l'ho fatto io, quindi diciamo che mi ha abbastanza amareggiato e mi ha fatto sentire più vecchi di quel che sono. Ma dai, definiamo un test, ad esempio un test. Allora, in realtà non ho spiegato il principio della mia calcolatrice. Questo result, sapete che la calcolatrice è, cioè come funziona nella mente, vi dà uno 0 se voi fate più 3, cioè avete la possibilità di fare un po' di operazioni che si vanno ad accumulare, e quando fate l'uguale avete il calcolo di, come dire, dell'ultimo step, e poi da lì si riparte eventualmente da 0, cioè se fate altre operazioni. E qui più o meno è un come dire, l'obiettivo sarebbe lo stesso, cioè dire parto da 0, se faccio l'add di un valore, questo valore viene sommato e sommerò, a un certo punto andrò a fare, ecco, magari definiamola subito, un execute, che vuol dire ti do il valore di result e poi self result e poi a 0 di nuovo il processo. Quindi questo è un po' il assembly MIPS. Cavolo, siete tutti, cioè l'assembly va veramente per la maggiore, quindi mi piacerebbe, adesso mi faremo delle live in assembly così me lo torno a studiare. Quindi questo per dire due cose, cioè ad esempio i requisiti che qui potremmo definire sono: accendo la mia calcolatrice, cioè che è una calcolatrice, devo partire da 0, perché chiaramente se partisse da 2 sommo 3 ho già un valore che è diverso da 0, non sarebbe corretto. Se faccio execute, cioè se gli faccio l'uguale e tiro fuori il dato, mi aspetto che dopo il risultato sia uguale a 0. Questo per che poi se leggo result non ho bisogno di fare questo execute in un certo senso, però vabbè, ce lo lascio come concetto. Facciamo così, questo facciamolo con questo come dire contesto un po' privato, cioè che non si possa idealmente. Mi prenoto per live in assembly? No, mi prenoto io, cioè, cioè io faccio e dico ok, inizia la live, poi qualcuno mi spiega, mi reintroduce anzi all'assembly, perché non me lo ricordo più. Quindi questi prerequisiti potremmo definirli in un test, ad esempio poi qui ci sono varie forme, c'è chi sceglie italiano, inglese. Come potremmo farlo? Potremmo dire test oppure when created result is 0, execute returns 0, cioè quando parto, se faccio execute, cioè prendo direttamente fuori il valore, questo mi deve restituire 0, cioè questo è il... Cioè, ho appena iniziato, ho appena creato la calcolatrice, gli dico dammi il risultato, non deve essere 0 e partire da 0. Ci mancano le parentesi, poi ci manca forse anche un self, perché questa poi è sempre una classe, quindi metto anche self. E così a tutti gli effetti abbiamo fatto una classe che era detta da un'altra con un metodo. Quindi tutti i metodi che noi mettiamo qui dentro, in un certo senso, sono dei test da eseguire. Quindi il nostro automa, che è rappresentato poi dal fatto che ereditiamo da questo test case, va a eseguire tutti i metodi che trova. Come fa? Cioè con unit test, che è il nome del modulo. Quindi se ricordate, quando importiamo e mettiamo il nome, questo è anche il nome del cappello che poi contiene tutto quello che c'è all'interno di quel modulo. Quindi questo, che ha la maiuscola test case, è il nome di una classe, però abbiamo anche questo main, e questo main cosa fa? Chiama il main di questo modulo, che andrà in qualche modo ad analizzare quanti test case. Sandro fa arg su ogni linguaggio. Diciamo, Nick ti tradisce un po', però così sei proprio plateale.
Quindi questo main andrà un po' a vedersi tutti i test case che sono stati creati, quei metodi che ci sono dentro e qui dentro il test. Qui ho scritto questo perché per non scrivere la logica, ma ovviamente ogni test dovrà avere una logica. Come facciamo a scrivere la logica? Generalmente qui il modo che abbiamo per poterci lavorare dobbiamo fare due cose. Quindi, ad esempio, testiamo che la calcolatrice ci dia 0 senza fare nulla. Dobbiamo fare tre passi. Nella terminologia generalmente si dice che c'è un act, scusate, c'è un assign, ce la posso fare, act e assert, cioè sono le tre fasi di un tipico test. Un test assign vuol dire assegniamo le variabili, inizializziamo quello che dobbiamo impostare per poi eseguire il test. Act è l'esecuzione del test vero e proprio. Assert è andiamo a vedere se il risultato è, come dire, quello che ci aspettiamo. Comunque facciamo questo confronto. Un esempio di assign potrebbe essere, dobbiamo creare la calcolatrice, quindi scriviamo calculator, oppure se si vuole abbreviare a volte si usa questa sigla SUTE che sta per System Under Test, però noi scriviamo calculator così. Quindi qui andiamo a istanziare di fatto la nostra calcolatrice. Quindi come facevamo, ho avuto un momento di, ecco, abbiamo dimenticato un passaggio, ovvero dobbiamo importare il modulo calculator. Quindi anche qui possiamo fare una cosa del genere, oppure siccome ci interessa quella classe nello specifico, from calculator import calculator in maiuscolo, che è un'altra cosa. Quindi abbiamo importato il modulo per tutto quello che riguarda i test e anche la classe che dobbiamo poi testare. Qui andiamo a creare un oggetto. Quindi per rispondere a, non mi ricordo chi faceva la domanda, forse Cree, questo è appunto questa è la classe. Quando scriviamo questo, l'interprete cosa fa? Alloca la mia struttura, il mio calcolatore, va qui e se trova un metodo che si chiama così lo va a invocare. Quindi per convenzione questo viene invocato, però non è che abbiamo una parola chiave per dirgli tu sei un costruttore, però a runtime l'interprete dice vediamo i metodi, ce n'è uno che si chiama così e allora te lo invoco, cioè agisce per convenzione ci sono degli attributi, però diciamo che questo è quindi qui ci troviamo l'oggetto inizializzato. Act, che cos'è? L'azione di cui vogliamo verificare il risultato, quindi potremmo scrivere che result è calculator.execute, quindi senza fare nulla andiamo a schiacciare l'uguale e mettiamo qui il risultato, quindi qui abbiamo creato l'oggetto. Facciamo l'operazione assert e l'asserzione che dobbiamo fare, cioè il test per andare a buon fine. Quando è che va a buon fine? Va a buon fine quando questo result è uguale a 0, perché ci aspettiamo che la calcolatrice inizi da 0. Per fare le asserzioni usiamo delle funzioni che fanno parte dell'oggetto test case. Cioè il nostro calculator test case è una classe, cioè un oggetto che però è eredita da questo test case. Quindi usando quel self con cui noi possiamo arrivare all'oggetto, vedete che abbiamo una marea di metodi count equal, assert equal, equals, false, true, assert is not, less or equal, not equal, cioè abbiamo qualsiasi tipo di comparazione. Questo è quello che viene catturato dal test. Ad esempio, noi dovremmo scrivere assert equal, o magari c'è anche is 0, qualcosa no, assert equal, c'è niente con 0, no, direi di no, forse un empty o qualcosa del genere, comunque facciamo le cose. Quindi questo fa una comparazione tra due valori che devono essere uguali, quindi un valore è il nostro result, quindi compariamo result con 0.
Questo vuol dire accertati che i due siano uguali, quindi se i valori sono uguali, il test va a buon fine e abbiamo il semaforo verde. Se il result dovesse essere, ad esempio, uguale a 1, in questo caso ovviamente il test fallirebbe. Lo salviamo, se volessimo lanciarlo, potremmo lanciarlo tranquillamente e vedere cosa succede. Ecco che l'output contiene già un po' di cose, cioè c'è un ha eseguito 0 test in 0 secondi, quindi non ha fatto nulla. Forse mi manca qualcosa perché poi non ho seguito il test main. No, dovrebbe essere tutto a posto. Anche perché ha eseguito il calculator test case. No, dovrebbe essere tutto a posto. Ma mi spiego perché dice di aver eseguito 0 test, mentre dovrebbe eseguirne quantomeno uno. C'è questo. Teoricamente, tra l'altro, si può aggiungere anche quando la calcolatrice viene creata, il risultato parte da zero. Questa è una sintassi che abbiamo già visto, però non me lo esegue. Cosa manca? Non ho la più pallida idea. Forse non viene richiamata la funzione. No, quello sì. Cioè, non viene chiamato questo. Però. Calcolator test case main. Aspetta, che c'ho il librino che forse ho saltato passing test. If name uguale main, no, qui non vedo, si chiama test case. The program we call questo blocco non vale, ok. No, non vedo delle cose particolari, a meno nell'esempio che mi fa. Nel main non c'è nulla. Nel main di questo dici? C'è il test program. Non è che devo registrarlo in qualche modo. Allora, aspetta che intanto potrei andare in debug, vediamo se per caso entra lì dentro, ma mi viene da dire di no. Ah, ciao Vision. Ho letto il commento, no, non avevo fatto caso che era un nick che non era ancora comparso. Dunque, in questi casi, come si suol fare, documentazione, Python unit test, andiamo a vedere la documentazione, la prima riga di esempio che trovo, deve essere sicuramente una, cioè magari manca una parentesi da qualche parte, deve essere proprio una cosa. If name uguale main, allora questo assomiglia al mio. If name uguale main, unit test main.
qui però usa Python test discovery. Execute, che metodo sarebbe l'execute? È questo qui. No, ma lì non c'entra proprio, quindi adesso provo a fare una cosa, provo a usare questo. Adesso vado qui che mi trova Stack Overflow e scopriamo subito. State in the simple test case, the test method. No. Devi iniziare per te. Beh, infatti mi è venuta prima una domanda mentre scrivevo. Ho detto, ma se io volessi fare un metodo che non è un metodo di test ma è di supporto, come fa lui a distinguere? Probabilmente c'è questo. Forse ci va davanti un test. Che effettivamente qui mi sembra che nei docs che il suo metodo di esempio inizino tutti per test. Quindi vedrai che sicuramente è questo. Infatti, è partito. Bastava leggere la documentazione. Guarda caso, leggendo i manuali, si capisce. Sì, il metodo deve... Questo ce lo potremmo evitare, perché ho visto che c'era, ma è la documentazione. Ma deve iniziare per test underscore. Quindi probabilmente nell'ispezione della classe lui cerca questi come metodi di... Scusate, bevo. Ciao Prince. Mi è arrivato. Abbiamo appena scoperto che leggendo la documentazione si fanno le cose giuste. Quindi l'abbiamo eseguito ed è anche ok. Ad esempio, se volessi farlo fallire, potrei dire qui, quando inizializzo il calcolatore parto da 2. Se facciamo execute, tiriamo fuori il valore 2. Poi ripartiamo da 0, però inizialmente ovviamente avremo un valore sbagliato. Se lancio questo, ecco che lui scrive fail, test, ci scrive è fallito questo, ci riporta anche il commento, la descrizione. Sì, read the fucking manual è sempre... ci dà proprio anche il trace back di quello che è fallito, ci dice assertion error. Quindi c'è un errore nell'asserzione, noi diciamo deve essere 0 e lui dice sono andato in errore perché il valore è 2 e 2 è sempre diverso da 0. Questo sistema però mi sembra uguale al piantar chiodini dell'old school, no, non lo conosco com'è. E alla fine fa il sommario, cioè ci dice ho eseguito un test in questo tempo e di uno ne è fallito uno e quindi... direi che è il top, come dire. Quindi correggiamo un altro test che potremmo definire, quindi togliamo un attimo i commenti che non servono, è ad esempio when adding number at start returns, anzi when adding value. La nomenclatura mi fa un po' schifo, mi rendo conto, cioè quando parto when adding value all'inizio restituisce il valore, quindi cioè cosa vuol dire? Che se io faccio la mia calcolatrice, faccio un calculator, quindi quello è il mio assign, add di 3 partendo da 0,
La mia asserzione deve essere che la mia execute deve dare 3. Partendo da 0, se sommo 3, devo avere 3. Questo è un po' il def test. Sì, è come si diceva prima, comunque tutto basato ovviamente su convenzioni e quindi. Quella è un'altra delle convenzioni. Ecco, qui dice ho eseguito due test, ne è fallito uno. Andiamo a vedere, 0 è diverso da 3 perché l'add non l'abbiamo fatta. Quindi, supponendo di dover fare l'addizione, quindi quello che generalmente si fa è mettere giù i requisiti. Quindi parto col calcolatore, sommo 3, voglio 3. Poi dico when adding values. Returns sum, restituisce la somma. Adesso i commenti, cioè cosa vuol dire? Che io scrivo calculator, quello è il mio assign, questo è il mio act, il mio agire, 1 più 2 più 3 e alla fine mi deve dare 6. Uso questi valori qui, 1, 2, 3, perché sono evidentemente dei valori di test, non ci metto dei valori come 99, 48, 72, perché falsano un po' l'occhio, sembra che siano dei valori particolari, invece in questo modo faccio proprio capire che aggiungo qualche valore e poi alla fine mi aspetto che la somma, quindi la somma la calcolo io, e quindi deve essere un conto facile, e gli dico la somma deve essere questa, e questo so che, cioè i test devono essere corretti ovviamente. Perché se sbaglio i test e mi danno verde, magari ho sbagliato il test, è una cosa che non va molto a buon fine. Quindi 3 più 2 è 6. Quindi se io eseguo questa roba, ovviamente questa roba non funzionerà. Ho due failure, parte sul primo e qui mi dà tutto l'elenco dei metodi che sono falliti. 0 è diverso da 3 e 0 è diverso da 6, cioè mi fa capire che tutte le volte che leggo un risultato mi trovo sempre 0, ovviamente perché non l'ho ancora implementato. Qui c'è scritto solo un pass. Il giochino sarebbe, come dire, scrivere la quantità a meno TDD, volendola applicare a ragione in questo modo, cioè la minima quantità di codice che fa sì che quel test passi e virtualmente però che passino sempre anche gli altri. Quindi io qui potrei anche barare. Cioè, se vogliamo che l'execute all'inizio dia 0, io qui potrei scrivere return 0. È chiaro che se inizia a fare dei test non è più valido il return 0, non li fa più andare a buon fine quelli che si aspettavano 0, perché dopo ci sono anche quelli che si aspettano di leggere una somma o il risultato dell'operazione. Quindi, però, fino a che io ho solo quel test iniziale, se mettessi qui return 0 sarebbe. Come dire, sarebbe funzionale perché fa risultare il test. Il giochino è che io aggiungo sempre più test e questi devono dare risultato positivo, ma anche i vecchi devono continuare a funzionare. E quindi, così come qui ho già fatto l'istruzione che mette il result a 0 dopo aver dato il totale, però magari inizialmente questo requisito non lo sto considerando, questa cosa non la faccio e lo vado a definire in un secondo momento. E vado appunto a mettere la riga che manca. Quindi io qui semplicemente sono partito che dicevo quando parte deve dare 0. Avrei potuto scriverlo così. È chiaro che se quando parte deve dare 0, ma se sommo 3 mi deve dare 3, questo non va più bene. Quindi io potrei dire ok, per farlo risultare devo scrivere questa cosa qui e a questo punto tutti e due i test andrebbero a buon fine. Se faccio 1, 2, 3 però non funziona, cioè a questo punto qui devo iniziare a scrivere del codice affinché poi tutti i test che io ho vadano a buon fine. Quindi in questo caso io se metto un valore lo vado a sommare qui dentro, se torno nei miei test e li lancio mi aspetto che vadano a buon fine tutti e tre. Quindi dicevamo altra cosa, when creiamo un calculator, facciamo 1, 2, 3, quando chiamiamo execute,
il valore deve tornare a 6. Quindi potremmo anche usare result, cioè qui faccio calculator, execute, non mi interessa il valore di ritorno perché non sto testando che la somma sia andata a buon fine, sto testando che io creo il calcolatore, sommo, recupero il risultato, devo andare a verificare che il registro interno del mio result sia uguale a 0. Quel valore potrei poi in realtà scriverlo anche come current value, qualcosa del genere, invece che result. Oppure potrei lasciarlo pubblico, cioè tanto poi qui siamo in un linguaggio dinamico. Faccio questa cosa qui e ovviamente ottengo che trevano a buon fine, questo fallisce. Gli dovrei cambiare nome, test when executing, when execute call result is 0, non lo so, usate, scrivete in italiano quello che preferite. Quindi questo ovviamente di 4 test, questo non va a buon fine, fallisce perché manca una riga di codice che vado ad aggiungere qui. Cioè scrivo self result uguale a 0. Quindi faccio in modo che quando chiedo il valore raggiunto, questo esce e poi me lo resetta. Vado ad eseguire i test, mi dà di nuovo errore. Come mai mi dai errore? Test when execute when result is 0. Sei diverso da. L'ho salvato, perché se non lo salvo. Se non lo salvo, poi non funziona. Non va a 0. Questo è molto strano. Andiamo in debug così vediamo cosa sta succedendo. Quindi qui siamo in ok. Step over. È bloccato. Abort debugging, aiuto, si è inchiodato tutto. Si è inchiodato l'ambiente. Niente, non ci si sblocca più. Adesso provo. Non mi dà neanche le reinizialize. Non riprende più, quindi proprio è rimasto abort debugging. Non ne vuole sapere, niente. C'è solo una soluzione. Niente, è Islander questo. Non si interrompe più. Abbiamo un debugger che sopravvive. Ok. L'abbiamo sbloccato forse. Adesso lo facciamo ripartire. Provo a usare quello interno. Spero di aver salvato, ma mi sembra proprio di sì. Quindi. Anzi, ho salvato più volte, ok. Adesso questo è piccolo, no, lo rimettiamo come era.
anche qui sono sicuro di aver. Ok. Step into. Ah, ma che scemo, c'è il return. Ah, vedi che. Ha ragionissimo. Beh, ovvio che se faccio return sono un pollo, vedi che. Sono proprio un pollo, quindi. Allora, qui dobbiamo salvarci. Chiamiamolo ad esempio current. Ok, così qui scrivo result uguale current, self current 0, return result. Ok. E forse adesso abbiamo qualche possibilità in più di questo non c'è più, si chiama così, anche se sì, me lo blocca giustamente perché dice che non dovremmo, ma in effetti possiamo anche renderlo pubblico, non è che rendiamolo pubblico così. No attribute current, l'ho chiamato current, abbiamo salvato, adesso dovrebbe vederlo però. Non è che questa cache mi crea dei problemi di qualche tipo, eh? No, spero di no. Ah, ma no, è vero che qui c'è la possibilità di definirli in questo modo a tutti gli effetti. No. There's no attribute current. Questo è strano, però dovrebbe essere. Ma non abbiamo fatto. Allora, facciamo una cosa. Potrebbe anche starmi bene, però devo poi vedere un attimo. Perché io ricordavo che questi erano tutti accessibili in ogni caso, però scusa, vedi add, vedi execute, ma non mi sta vedendo questi. C'è qualcosa che non mi torna. Adesso da ok. Secondo me va inizializzato il motore a ogni giro, perché quell'interno si fa una cache della classe, anche se cambia lo script non. Invece questo ripartendo funziona. Quindi funziona anche così.
Immagino. Esatto. Ok. Secondo me non prendeva l'interprete, continuava a usare una sua versione che aveva in cache e non mi vedeva il codice aggiornato, mentre adesso va a buon fine. 4 test, 1, 2, 3 e 4, quindi ci sono tutti. E abbiamo aggiunto un altro tassello, cioè che quando facciamo execute, cioè schiacciamo l'uguale, in realtà ci compare 6, ma se dobbiamo verificare quella condizione, facciamo un test apposito. E qui andiamo solo a vedere che il valore corrente diventi 0. E quindi, così come qui potremmo testare sia il current che il valore di execute, però ci sta che in questo caso. Altri test, ovviamente banali, possiamo fare anche una parte di sottrazione, quindi subtract, qui lo scrivo già direttamente, anche se l'ideale sarebbe appunto when adding value, quindi when, lasciamo gli add tutti allo stesso punto, lo mettiamo qua in fondo, via. Adesso si legge male perché c'è il font molto grande. Subtract, subtracting, when sub value start return value, vale anche per questo, sì, perché se faccio la sottrazione, parto da 0 e faccio meno 1, faccio execute e mi aspetto di avere come valore meno 1. Quindi vediamo se mi dà 5 test ok. No, si incazza. Si incazza perché? Ah, perché ho sottratto meno 1 algebricamente, devo sottrarre 1 e qui ho sbagliato il test, quindi mai tardi. Ok, stessa cosa, vado a fare il test con più valori. Restituisce anche in questo caso la somma o la differenza, quindi sottraggo 1, sottraggo 2, sottraggo 3, qui deve venire fuori meno 6. Sono banali in questo caso ovviamente, però è un'idea di come sto side by side aggiungendo funzionalità a calcolatrice e testando, che anche qui ovviamente potrei testare che torni a 0 dopo l'execute, potrei testare varie cose, potrei iniziare a buttare giù un po' di codice per testare tutte le operazioni aritmetiche. E la certezza che danno un po' questi test è appunto che io, ad esempio, per una cosa così banale ce ne sono già 6, ce ne sono alcune librerie che ne hanno anche delle migliaia, quindi. E quando, come dire, sono definiti, il vantaggio non indifferente che hanno è che si possono automatizzare. Quindi quelli che io adesso qui sto scrivendo, come esempio a mano, per fare delle prove, possono essere eseguiti da un interprete anche con un automa che, leggendo il messaggio di errore, capisce se sono andati a buon fine o meno. Nel caso non vadano a buon fine, può mandare una mail. Possono partire quando faccio il commit di codice, quindi io devo andare in pausa pranzo, faccio commit, vado a pranzo. Nel frattempo il tool lato Continuous Integration si accorge che c'è un nuovo codice, va a eseguire la suite di test, che deve essere automatizzata, semplice, riproducibile, intuibile, cioè deve avere tutte queste caratteristiche. Se qualcosa fallisce, ovviamente prende l'ultimo che ha fatto la commit e manda una mail a tutti, magari dicendo che con l'ultima commit questo test non è andato a buon fine. Magari va a buon fine in locale perché la persona che lo ha committato, che l'ha reso disponibile agli altri, non ha ricevuto dagli altri preventivamente, come dire, del codice aggiornato. Quindi
è un po' come dire, non ha scaricato un aggiornamento per lo stato delle cose, il suo codice funzionava ma poi non funziona più. Chiaro che così, in questo modo, quando torna la pausa pranzo, c'è la mail, può mettere mano subito per risolvere il problema che impedisce proprio di fare una build. Se fosse un linguaggio compilato, in questo caso un linguaggio di scripting, ma è un programma che di fatto non funziona, quindi non è per mettere all'agonia, però ovviamente se invece i test vanno a buon fine, chiaramente si può fare un deploy, forse un'applicazione web, non so, forse un'applicazione fatta in Django, c'è un portale, c'è un API, la si può deployare sul server per chi i test vanno a buon fine, cioè per chi ha un sistema di rilasci automatici a fronte di push di nuove di codice che creano una nuova versione del software. Avere dei test è indispensabile, perché è come se noi prendessimo quello che abbiamo scritto e assemblandolo lo mandiamo direttamente al cliente. Se non c'è nessuno in mezzo che fa qualche test e verifica le cose, quantomeno quello automatico ci dovrebbe essere, perché altrimenti vuol dire che ogni modifica che facciamo la spediamo al cliente alla cieca. Quindi è un po' come avere una fabbrica di imbottigliamento dove la bottiglia passa, viene riempita, viene tappata, cioè però non c'è da nessuna parte una macchina che fa il test, che il tappo regga, che la pressione del liquido sia giusto, che il livello sia corretto, che l'etichetta sia quella preimpostata, tutta una serie di condizioni. Quindi rischi di avere un impianto che produce milioni di oggetti tutti sbagliati, quindi se non c'è un test di congruenza, e in quegli scenari i test sono imprescindibili. Io ho scritto nei miei test alcune cose che sono, come dire, un po' ripetute. Quindi generalmente poi quando il test fallisce, quindi cosa si va a vedere? Si va a vedere la selezione che non è corretta, dai valori si capisce più o meno quello che succede, dal nome del test sappiamo quello che è sbagliato. Non si mette mai più di un assert per lo stesso test, cioè il test se fallisce vuol dire che non è corretto, quindi io andrò a fare un fix e poi il test deve andare, quindi non ci deve essere più di un assert, perché altrimenti mi troverei in una condizione dove la mia selezione fallisce, io vado, la correggo e qui il codice va avanti e fallisce in una condizione dopo, cioè metto giù due test. Se ho due condizioni che sono correlate, come ad esempio il fatto che qui dia 6 perché qui parte da 0 e qui dia 6 perché la somma è 6, le devo tenere disgiunte in test differenti, tutto e più falliranno assieme oppure andranno a buon fine assieme, però non vanno mai condensati all'interno di un unico test. Queste sono tutte regole, stavo per dire non scritte, ma in realtà sono scritte, perché comunque sono come scrivere dei buoni unit test. Una cosa che possiamo fare quando ci troviamo ad esempio a testare delle classi è evitare la ripetizione di codice, ad esempio mettendo dei metodi che si chiamano di setup o di teardown. Questi sono un po' i termini tecnici. Setup a cosa ci serve? Ad esempio, se vediamo il test che io ho scritto qui nel codice, quello che vedo è che all'interno di ogni metodo io vado a fare la creazione della calcolatrice, quindi vado ogni volta a creare la calcolatrice. Questa operazione si può abbreviare facendo mettendo un metodo che si chiama setup. Ok, essendo un metodo devi accettare self, qui ci metto un pass. Ok, cioè alla fine noi lavoriamo sempre, cioè eseguire i test dal punto di vista dell'interprete significa creare un oggetto di questo tipo e chiamarne i metodi. Quindi questo setup self è una sorta di metodo che viene richiamato prima dell'esecuzione di ogni test, e c'è un altro metodo che si chiama teardown, se non ricordo male, perché mi confondo con Delphi, ma dovrebbero avere lo stesso nome. Adesso lo vado a verificare perché non mi fido, ma abbiamo sempre la documentazione, quindi in realtà poi qui ci interessa relativamente. Come è fatto? Cosa serve questo test? Ad esempio potremmo dire mettiamo in self
quindi nell'oggetto di test, un calcolatore inizializzato in questo modo, cioè che vuol dire all'inizio di ogni test, prima di ognuno, quindi ognuno di questi test, viene eseguito questo metodo che ha il compito di inizializzare il come dire, la classe di test per eseguire appunto un test. Quindi qui cosa andiamo a fare? Andiamo a mettere una variabile, ci creiamo un nuovo calcolatore, ad esempio viene eseguito questo test, rifà di nuovo il setup ed esegue un altro test, quindi questo setup viene ripetuto per ogni test. Quindi possiamo semplificare tutti i nostri test andando a scrivere questa roba qui, ovvero togliendo quel calculator, ok, e di fatto usando quello che è incorporato, che fa parte di questo test case. Quindi possiamo scrivere ad esempio self calculator add self calculator add self calculator execute, anche qui execute. Quindi creiamo il calcolatore, lo mettiamo in un campo e poi andiamo a usare nei test tutti sempre questo valore. Ok, quindi vediamo, abbiamo semplificato un pochino il codice, diciamo che qui vedendolo molto grande non è comunque molto leggibile, però l'idea è che il test dovrebbe dire esattamente quello che avviene, cioè eseguo e mi aspetto, prendo il risultato, mi aspetto sia 0, aggiungo 3 e mi aspetto di trovare 3 perché parto da 0. Le due condizioni non le metto assieme, ma uno la verifico qui e uno la verifico qui. Chiaro che se non parti da 0 fallisce sia questo che questo, ma non è un problema che due falliscono, faccio il fix e i due vadano a buon fine. Il problema è quando lo stesso fallisce, faccio il fix e continua a fallire per un altro motivo, sempre nello stesso test. Quindi questo è il modo corretto di farli. Qui invece che 3, perché magari un valore singolo, provo ad aggiungere 3 valori per vedere se li accumula e vado a verificare il risultato. Qui aggiungo dei valori, ma non mi interessa, perché mi interessa che quando gli chiedo qual è il valore di ritorno, e non mi interessa il valore di ritorno, infatti non lo salvo, mi interessa comunque che il registro vada a 0 e riparta da 0. Un conto è partire da 0, un conto è tornare a 0 quando ho fatto il risultato. Poi ci sono i test della saturazione e via andare. Lo rilancio, vediamo, ha fatto 6 test, ok, quindi rimane tutto come prima, semplicemente abbiamo concentrato qui il metodo, il setup di ogni test. Quindi prima di eseguire ogni test lui sa che deve inizializzare questo campo calculator a nuova calcolatrice. Quindi per ogni test si usa una calcolatrice nuova. Se verificassi prima di inizializzarla che questo si è già impostato, andrei a utilizzare la stessa calcolatrice per tutti i test, ma questo non sarebbe formalmente corretto, perché vorrebbe dire che il buon fine di un test dipende dal buon fine di un test che è arrivato prima. Cioè se qui sommo 3 qui viene 6, se non vado a resettare, se ogni volta non uso una calcolatrice nuova, non potrei partire da uno stato che non so qual è, anche perché non posso prescindere dall'ordine in cui questi test vengono eseguiti dal test framework, e non posso dar per scontato che vengano fatti in un certo ordine e che uno venga prima di un altro per inizializzarlo in un certo modo. Se ho bisogno lo devo fare io. Quindi qui mi crea intanto l'oggetto calculator, se ho bisogno come in questo caso di verificare che questo è a 0 quando prendo un risultato, io qui sommo valori, ma è tutto funzionale a creare lo scenario che poi devo testare. Cioè voglio essere sicuro di averci messo qualcosa, voglio ottenere il valore di ritorno, voglio essere sicuro che qualunque operazione faccia, quindi qui potrei anche dire aggiungo 1, sottraggo 1, però è meglio che io usi un'operazione sola. Tanto ho già verificato che sommando questo valore cambia, quindi devo solo controllare che dopo l'execute vada a 0. Per cui tutte queste inizializzazioni le metto qui, al netto di creare l'oggetto le inserisco qui e tutte le precondizioni le lascio
ce ne fossero altre, ovviamente qui in setup le posso andare ad aggiungere. Ci dovrebbe essere anche, appunto, dicevo, teardown, come dire, qui potremmo fare un qualcosa del genere, cioè teardown vuol dire alla fine di ogni test viene eseguito questo metodo, quindi c'è prima e dopo. Qui non, cioè questo è un po' irrilevante, perché comunque diciamo che se anche non lo faccio, quando viene eseguito un test crea un calcolatore, quando esegue quello successivo ne crea uno nuovo, il riferimento al vecchio si perde e l'oggetto viene deallocato. Però potrebbe anche esserci che io abbia anche una logica di finalizzazione, quindi ogni test parta, prepari qualcosa e poi deinizializzi quello che è stato creato. Magari questo è un integration test, c'è bisogno di un file, da una parte lo crei, da una parte lo distruggi, lo elimini, però è già un altro tipo di test, quindi è già un integration test. Qui dobbiamo essere indipendenti, cioè non dobbiamo fare nulla che possa compromettere l'esecuzione di un test. Se scrivo un file e non va a buon fine perché sbaglio il percorso, i test non vanno ma non falliscono perché la logica che io ho scritto non è valida, ma falliscono per un problema contingente. Questo non è corretto, cioè devono essere idempotenti, cioè finché io prendo questo script e lo lancio, lo posso lanciare un milione di volte, se le condizioni non cambiano il risultato deve essere sempre lo stesso. Non posso creare dei test ad esempio che si basino, se si utilizzano delle date ora, che l'errore più frequente dovrebbero essere dei valori ben fissati e non un now, perché a volte a seconda del valore che la data ora corrente genera può dare dei risultati diversi, e quindi dovrebbero essere delle date ben fissate, non variabili, devono essere funzioni pure che mi danno sempre gli stessi risultati. Qui dicevo, immaginando di implementarlo, potrei andare a dire ok, metto none, così se non viene eseguito il setup mi va in errore il test perché non ho inizializzato, però è del tutto, direi, trasparente, superfluo, non cambia praticamente nulla. Ovviamente ci sono un sacco di operatori, adesso qui non voglio andare a vedere tutti, però ad esempio c'è un assert in, ci sono dei, ad esempio, avessi una lista di valori, avevamo la frutta, potrei prendere un valore e dire fruit, ho una lista e quest'assert mi dice che il test è superato se questo elemento è presente all'interno di questa lista. Quindi ho anche degli operatori per confrontare dei valori, per confrontare se gli elementi sono appartenenti a una lista, se una chiave sta in un dizionario, se una lista è vuota o non è vuota, se un oggetto è none o non è none. Ho un sacco di metodi di validazione che mi consentono di testare le mie condizioni. Poi ovviamente tutti potrebbero essere, cioè voglio testare se qualcosa è none, potrei dire assert true, valore uguale none, se proprio voglio essere esplicito. Però ci sono già dei metodi che esprimono dichiaratamente qual è il tipo di controllo che si fa, e spesso risultano più leggibili piuttosto che usare le versioni booleane true o false e mettere dentro un confronto o qualcosa del genere, come in questo caso l'avrei potuto scrivere, questa condizione avrei potuto scrivere self assert true, cioè dimmi se è vero che self calculator current è uguale a 0, cioè ovviamente sono equivalenti, però questo assert equal è molto più netto e più espressivo sul fatto che questi due valori devono essere uguali. Qui invece c'è un true false, c'è una condizione, però funziona lo stesso, non è che questo è migliore, perché qui se fallisce ci dice ti aspettavi true, è arrivato false. Se invece tu usi assert equal, ti dice mi aspettavo il valore esplicito ed è arrivato un altro, quindi ti dà anche, cioè l'assert true ci nasconderebbe poi quali sono gli interi che va a confrontare, mentre qua abbiamo visto che nel dump, nella stampa sull'interprete vengono fuori, cioè ci scrive 6 diverso da 0,
e quindi ci dà tutti e due i valori, quello che ci aspettavamo e quello che in realtà otteniamo, e in base a quel valore potremmo anche assumere qual è l'errore che abbiamo fatto nella nostra logica, se c'è. Quando non è sufficiente, come avevo fatto io prima, vado in debug e capisco che se controllo che un valore sia 0 lo assegno dopo un return, quando fa return esce, di lì non ci passerà mai. Quindi anche per il debug sono molto utili. Mettendone giù una discreta quantità man mano che il codice si espande, ovviamente si inizia a fare anche del code coverage, cioè si inizia più test riguardano un certo spezzone di codice, più questo codice è coperto. Ci sono anche dei tool che dicono quanti con i test, quanto del codice scritto nella classe che viene testata è coperto dai test, cioè quanto i test, quanto codice di quello che ho scritto viene coperto dall'esecuzione dei test. Quindi a runtime c'è qualcosa che traccia, ovviamente nel debug, le istruzioni che vengono eseguite. Considerato tutte quelle che ci sono in uno script e quelle che vengono eseguite, si fa una comparazione. Ovviamente il tool vi dirà ne hai coperte 50 su 100, 100 su 100. Quindi avere una code coverage abbastanza ampia come valore vuol dire avere dei test che ricoprono, che considerano più condizioni rispetto a non averne. Quindi questo dà un vantaggio perché vuol dire che il codice è sempre più testato e sempre più aderente a quello che ci si aspetta. Poi ci può essere un bug nella comunicazione con altri componenti quando vengono a leggersi dei valori, magari condivisi a seconda di come si fanno le architetture, e questa è tutta un'altra questione, però questo è il tool. Stavo guardando altre cose che potevano essere interessanti, testare una classe, quindi si possono testare ovviamente anche delle funzioni, in quel caso non avete oggetti da creare, chiamate direttamente la funzione e se vi dà un risultato fate poi assert per vedere che il risultato sia quello che poi vi aspettate. Progetto Crema Mitico in RIDE. Benvenuto, facciamo lo shout out. Guardate belle letterine. Qui non si parla di tette stasera, però si potrebbe. Progetto Crema che porta a retro gaming. Così come ho video che. Ah, ecco dove avevo sbagliato. Io avevo fatto uno shout out a Video Game Ending Database all'inizio della live perché c'era Fubit e si parlava, però non era andata a buon fine perché avevo saltato dei caratteri, quindi adesso li metto come vanno messi. No, li ho sbagliati ancora, incredibile, impossibile. Come faccio? Ci manca. Neanche ricopiare sono capace. No, ho sbagliato ancora, incredibile. Ah, ci ho messo l'ID troppo. Oh, ce la posso fare, eh? Sì che, cioè, devo essere abituato a scrivere roba che. Yeah! Al terzo tentativo ce l'ho fatta. No, vabbè, a parte Nick ce lo copio e quindi, cioè, copiare dovrei essere in grado, però lo leggo e lo riscrivo, vabbè, che portano tutti retro e quindi, esatto, è più difficile di qualsiasi linguaggio che facevate di bello, noi qui si faceva un po' di Python, abbiamo fatto una calcolatrice, quindi niente di che, stavamo testando che. Se crei la calcolatrice, sommi 1, 2, 3 e il risultato fa 6, quindi roba di alta scientificità proprio. Qui siamo sull'ingegneria di quelle proprio di quelle spinte, cose che fanno andare una roba molto semplice, ma eravamo direi addirittura d'arrivo. Stavo controllando se c'erano altre cose che comunque da
in un certo senso da approfondire ce ne sarebbero, però come dire, è interessante, come dicevo prima, ai quelli che sono presenti e che nonostante la calura estiva e che siamo in agosto si stanno spippando questa, si stanno subendo letteralmente questa live, che è interessante che ci siano degli strumenti di cose che generalmente richiedono strumenti di terze parti, che incorporati direttamente nel linguaggio. Giochini Amiga AGA, io quel chip non ho avuto occasione di provarlo perché ho smesso di usare l'Amiga, non mi ricordo neanche chi l'ho venduta, ma se potessi tornare indietro. Tra l'altro la mia era particolare perché aveva due LED invertiti sul drive e sul power, mi ricordo, perché tutti li avevano diversi e io sostenevo che però il mio era giusto, perché per me aveva senso che il power fosse rosso e il drive fosse verde, mentre tutti li avevano effettivamente diversi, come... E aveva però un difetto che secondo me il floppy si era un po' allentato e quando partiva legge un dischetto faceva dei... Oddio, momento di... Forse dovrei anche silenziare il microfono, ma... Benvenuto Albi198. Ho scoperto il canale tramite il blog. Ah, giusto, perché... Il mio blog, poverino, grazie per il follow a Birra Media, che è sempre un nick molto... Cioè, in realtà a me la birra non piace, purtroppo. Dico purtroppo perché quando si esce si beve, vedi, bevono birra per essere di compagnia, mi piacerebbe, ma non... Forse avevi un Rev 5, magari, cioè era, non era un difetto, ma era un Amiga 500 quando avevo preso l'espansione a 1 MB per giocare a Prince of Persia. Insomma, benvenuta a Birra Media, però devo dire che la birra, perché non mi piace il retrogusto, ma quando l'ho assaggiata a Monaco ci siamo fermati con i miei soci, che invece sono dei bevitori di birra incalliti, ho sperimentato l'effetto di cui tutti parlano, della dilatazione del tempo, cioè tu stai, cioè ti bevi questa birra, andava giù, quindi non andava giù abbastanza, non come adesso, e a un certo punto ho detto, ma da quant'è che siamo qua, sono 2 ore, era passato un quarto d'ora, perché sei talmente rilassato e facciamo così. Aiuto, sei talmente rilassato che il tempo passa, ti sembra di stare lì una mezza giornata, in realtà non è passato nulla, e hai questo effetto, questo fenomeno di... No, ci hanno provato in tutti i modi a farmela bere, ma quando viene su quel retrogusto non ce la faccio. Una volta per rimediare al retrogusto mi hanno fatto provare una Guinness e l'ho lasciata lì, perché anche la schiuma era talmente solida che... Ho dovuto bere una grazie Valerio, effettivamente potrei anche bere, non birra, ma ho dovuto bere una Coca-Cola dolce dopo una Guinness amara, è una cosa da non fare, come dire, quindi... Sono passati anni, mi sono ripreso da allora e quindi... È come una bestemmia. È come la barzelletta di, non so se la sapete, dei produttori di birra Guinness Paulaner, che vanno nella, che hanno una convention e vanno fuori nel pub, e uno, quello della Paulaner dice prendo una Paulaner, quello della Budweiser dice prendo una Budweiser, e quello della Guinness dice io prendo una Coca-Cola, e tutti, ma come una Coca-Cola, non prendi... C'è, scusa, una Guinness li fa, beh, se voi non volete bere birra, vi rascaltro quello. Ma se voi non volete bere della birra, quindi sono stupiti tutti, ovviamente, che non prendesse la propria, e quindi
ti consiglio delle birre mie, ma ho degli amici che smerciano artigianali e io vedo sempre che ce l'hanno di tutti i tipi, anche i più astrusi, con tutti i possibili retrogusti. Oh, qualunque birra sentano è sempre buona. Dico, ma non ce n'è una cattiva di quelle che trovate? Boh, dico, è sempre buona. Dico, oh, meno male, perché a volte io, non lo so, nelle bibite non trovo questa cosa. E quindi, no, mi viene in mente sempre quella barzelletta. Ok, quindi adesso passo, direi, con gli unit test abbiamo finito, abbiamo, direi, finito anche un po' col percorso base di Python. Passo a questa, è scomparso, c'era un commento, questa videata che è un po' più, so che così non c'è più nessuno da fare ride, volevo fare finalmente un ride a... C'è della monnezza rara e quindi, no, vabbè, loro sono poi degli estimatori, quindi probabilmente le cattive non le prendono proprio, perché... Però vedo sempre... Senti, questa è buona, questa è buona, non avete mai trovato una... Secondo me le cattive non le prendono a tutti gli effetti, quindi... Divini... Beh, diciamo che da piccolo mi è capitato... Avevo dei muratori che facevano il pavimento del cortile con le piastrelle, cioè non le piastrelle, le pietre al posto della ghiaia, e si erano messi un fiaschetto da una parte, ogni tanto loro facevano un giro, e io che avevo la tenera età di 4 anni ogni tanto lo facevo anch'io, ma ne ho fatti un paio, ho riempito un paio di bicchieri. Dopodiché mi ricordo che mia nonna mi aveva notato che stavo, diciamo, girando per il cortile con un fare un po' ondeggiante, e quindi in dialetto reggiano ho detto, ma caragassolà sta mia in pe, che vuol dire quel ragazzino là non sta mica in piedi. E quindi dopo sono resi conto che mi ero ubriacato, cioè ho fatto un paio di giri sul fiaschino, era l'ambrusco di quello grande, progetto crema, buonanotte, c'è la prossima. E quindi mi hanno messo a letto e io dopo ho iniziato a prenderla molto triste, perché ho iniziato, mi ricordo ancora come fosse oggi, a piangere a dirotto, e dico, ecco, adesso mi chiameranno ubriacone, ce l'avevo presa molto male. Anche perché una volta capito quello che era successo, ovviamente tutti a ridere, e io più la gente ride di una cosa che ho fatto, e più chiaramente io me la prendevo, e più loro ridevano, e quindi si era innescata questa escalation da là. E da allora non ho più toccato un bicchiere di vino fino all'età di 15-16 anni, dopo un pochino ripreso. Diciamo che lo mando giù, però non sono un... sicuramente lo tollero di più, però c'è questo fantastico aneddoto che io... Cioè, non mi sono mai ubriacato, ma a 3-4 anni sì, quindi... Ho iniziato in tenera età, quindi meno male che dopo ho smesso, e quindi da lì non ho bevuto, non bevo, non fumo, quindi è una vita grama, cosa devo dire, è così, c'è poco da fare. Dunque, siamo a mezzanotte, quindi i vampiri escono, i test li abbiamo visti, cioè non è che ci siamo addentrati più di tanto, ma in realtà poi per fare i test non è che ci sia bisogno di tanto in più. Adesso io non so più a chi fare il raid, perché tutti quelli a cui mi piace fare raid hanno fatto a loro volta un raid a me. Gli altri sono tutti in vacanza, adesso do una controllata, magari qualcuno che non sia me stesso, perché qui vedo me stesso, magari lo trovo. Vedo che c'è gente che sta giocando a stanno tutti giocando, quindi niente, sono tutti impegnati. Anche stasera mi va male con il raid, ma no, allora ringrazio come sempre i presenti per questa live un po' andata un po' così, perché abbiamo iniziato con parlando d'altro, per cui anche chi seguirà la replica su YouTube dirà, ma che non dovevate parlare di Python, e in effetti abbiamo iniziato dopo. Ecco, se avete qualche suggerimento di Game Time 90 Twitch, non lo conosco, e quindi
andiamo a conoscere molto volentieri, così qualche, immagino sia sempre retro perché dal nome a me piace, quindi o quello di ieri sera, quello che giocava a Ispettore Scott, che forse che ho messo il follow, è un gioco che non vedevo, lo dicevo inizio live, un gioco che non vedevo da 30 anni, 40 anni così, e me lo sono ricordato alla fine. Quindi, no, dicevo, faccio ringraziamenti come al solito a quelli che sono, ci sono praticamente sempre, quindi sono gli aficionados, se non fosse per loro avrei già smesso di streamare, e quindi sta facendo PS2, ok, dopo lo andiamo a raidare subito. E ringrazio quelli che hanno fatto il raid, quindi sono intervenuti, videogame, quindi a VED, Progetto Crema, che è andata a Ninna, Birra Media, di solito è più retro, quindi ok, adesso è aggiornato, PS2 è già più avanti. Grazie sempre presenti, e la prossima settimana probabilmente non ci sarà. Buonasera, anche se sono arrivato tardi, siamo arrivati in chiusura, però vabbè, se c'è interesse sull'argomento, questo è un canale dove facciamo un po' di programmazione, sono già una decina di live che ci stiamo, quindi mi presento, ci stiamo dedicando a vedere un po' di Python, dalla sintassi alle strutture dati di base. Benvenuto Gold Wolf, quindi Nick, molto accattivante Gold Wolf. E vabbè, nel caso comunque ci sono, io le carico anche su YouTube, dove ci sono anche le live precedenti, qualcuna è anche qui, e quindi dicevo, sì, eravamo un po' in chiusura, sia perché io ho un po' la palpebra calante, anche se non sembra, quindi sto ancora tirando, ma per poco, e poi meno male domani è venerdì. E poi chiaramente se ci sono suggerimenti anche sugli argomenti, sempre ben accetti, anche su cose da vedere che non necessariamente conosco, cioè tutto, no vabbè, perché anche con Python l'abbiamo praticamente visto assieme, quindi è anche, come dire, bello provare, leggere documentazione, sperimentare, imparare qualcosa assieme, perché se uno ha un dubbio e quello magari sono io, qualcuno spiega, e se no spiego per quello che ho capito, poi chiaramente se c'è poi qualcosa da correggere, ben venga. E grazie di nuovo, ripeto, buon weekend, buone ferie a chi ci va, quindi noi probabilmente ci risentiremo, a meno che non faccia qualche live estemporanea la prossima settimana, ma eventualmente scrivo sul canale Telegram, che uso solo per questi scopi, cioè avvisare quando vado in live. Tra l'altro stasera non avevo neanche parlato, ma in materia sono ignorantissimo. Beh, diciamo che il mio approccio, almeno fino ad oggi qui, è stato molto didattico, nel senso che secondo me è una materia che comunque chiunque può imparare. Infatti le live poi precedenti, anche che ho messo su YouTube, riguardano Delphi, quindi un linguaggio abbastanza semplice, perché è basato su Pascal, che molti studiano, o meglio studiavano alle superiori, e è comunque, diciamo, orientato a fare anche delle cose molto pratiche, quindi un ambiente di sviluppo che a me piace anche per l'immediatezza, e con cui si ottengono delle app mobile o delle, cioè con un drag and drop, quindi cioè, secondo me, volendo anche con poco sforzo, una persona che dice mi voglio avvicinare al mondo della programmazione perché ce n'è bisogno, lo può fare tranquillamente. Poi magari ecco, una delle prossime live, se non mi accettano, so aprire pronte i comandi, se non me l'accettano come webinar da fare su YouTube, perché ne stavo parlando appunto con una società che organizza questo tipo di webinar gratuiti, che sarebbe interessanti, che sarebbe interessante fare, magari lo farò qui e in qualche modo lo farò, cioè una cosa orientata appunto a dire ok, non sai programmare, non conosci nulla, proviamo a vedere questo tool, proviamo a costruire qualcosa
assieme, proprio partendo dall'ABC, cioè con un minimo ovviamente di basi, perché secondo me quelle andrebbero un po' acquisite, però su quello si trova materiale ovunque, mentre sarebbe un po' audace e forse risulterebbe noioso per molti che già conoscono l'argomento, però forse qualcuno potrebbe magari un domani interessare, perché è comunque un ambito dove c'è molta richiesta e se uno metti che voglia cambiare mestiere, chiaro che cioè, l'esperienza la fai con degli anni, ma so trovare l'IP del PC e quindi quella, ecco, quelle cose non so fare neanche io, quindi cioè, a volte trovo l'IP ma è quello dietro la rete, quindi bisogna andare su un sito, ci sono tutti gli escamotage. Vabbè, parte di divagazioni. Di nuovo vi ringrazio, imposto il ride a questo canale che mi incuriosisce. C'è Nick che mi hai passato proprio quello giusto, perché mi fido. Vabbè, mi dirà poi Twitch che non è quello corretto. Lo imposto e direi che ci vediamo alla prossima. Poi vi farò sapere quando di preciso, di cosa si parlerà e come. In questi giorni, a parte riposarmi, mi studierò un pochino cose per come dire, la stagione autunnale, quindi ho trovato una password del router. Quindi buonanotte a tutti, buon weekend e anche buon Ferragosto, perché sperando che non piova come dicono le previsioni, ma mi tocco tutto quello che mi posso toccare, anche perché cammina Ferragosto, un giro, un po' di relax. Imposto il ride e direi alla prossima, grazie di nuovo e ci vediamo la prossima live. Ciao a tutti, buonanotte, buon Ferragosto.